Francesco Laparelli. Perché era il 5 aprile il cinquecentenario Di quando lui è Laparelli. venuto al mondo nel 1521. Invece siamo al primo di ottobre. Perché È era lo il 5 stesso. aprile il cinquecentenario Di Francesco Laparelli. Quando lui è Paparelli. venuto al mondo nel 1521. Al solito è il bello della diretta su Zoom, naturalmente. Va tolto l'audio ovviamente a chi è in entrata. Dunque, dicevo, facciamo conto di essere al 5 aprile, un appuntamento importante che per i motivi che possiamo immaginare è stato poi aggiornato a tempi migliori. Il sole oggi ci assiste e anche il vento si è calmato stanotte, vero sindaco? E la parola al sindaco che ci dà il suo benvenuto, il sindaco, diciamo appunto di Cortona, Luciano Meoni. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti, saluto tutte le autorità civili e militari presenti, tutti i docenti, i ragazzi delle scuole. Saluto e porto i ringraziamenti di tutta l'amministrazione comunale di Cortona, ma in particolare oggi apriamo i lavori di Laparelli 500, che proseguirà poi anche domani, quindi un grande orgoglio, un'organizzazione perfetta e per questo passo anche ai ringraziamenti individuali. Ringrazio e saluto il generale di divisione Pietro Tornabene, comandante dell'Istituto Geografico Militare dell'Esercito. Farei un applauso, grazie. Colonnello Ruggero Capodivento, vicecomandante della Legione Carabinieri Toscana. Colonnello Claudio D'Amico, comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Arezzo. Saluto e ringrazio il professor Luigi Donati, lucumone dell'Accademia Etrusca, insieme a tutta l'Accademia, per l'impegno profuso costante nei confronti della cultura cortonese, non solo. Un saluto ed un ringraziamento va a tutti, evidentemente a tutti i relatori che si alterneranno in questo convegno, come pure ai rappresentanti dell'Lions e del Rotary presenti. Ringrazio Lions e Rotary perché sono sempre attenti al nostro territorio, sempre partecipi e soprattutto sono sempre al fianco non solo dell'amministrazione comunale, ma di tutti gli eventi culturali e non solo, anche sociali del territorio. Quindi un grazie particolare al Lions e al Rotary. Ringraziamento lo devo fare non solo come amico, ma come sindaco a una persona speciale che si è davvero impegnata tantissimo, che cura i piccoli dettagli, l'organizzazione. E direi che veramente è un piacere lavorare assieme con Sandro Addario, che gli farei un applauso. Perché Sandro è un grande organizzatore di eventi e non solo, è una persona di spessore, di cultura, ama il territorio cortonese, quindi quando viene da noi come amministratori a chiedere di collaborare è sempre un piacere. Quindi grazie davvero Sandro per quello che fai. Questo è un convegno che non vuole essere solo un importante seminario di studi sulla figura di Francesco Laparelli, architetto militare e nostro concittadino, ma deve essere anche un'opportunità per valorizzare le relazioni tra Cortona e Malta. L'intento dell'amministrazione comunale verte in questo senso. Una collaborazione con altri stati, con altre persone, con altre, tra virgolette, culture, ma anche possibilmente puntiamo a collaborare anche con l'Università di Malta. Ho il piacere di informare a questo riguardo che nella giornata di oggi
ci raggiungeranno a Cortona Sua Eccellenza Carmen Vassallo, ambasciatore di Malta in Italia, il sindaco Alfred Zammit, primo cittadino della capitale di Malta, La Valletta. Parteciperanno alla sessione di domani, nella quale tra l'altro si collegheranno appunto con l'Università di Malta anche Sua Eccellenza l'ambasciatore italiano a Malta Fabrizio Romano, che peraltro ha avuto un colloquio, ora i colloqui si fanno tramite call in videoconferenza, con il sottoscritto, e direi che una persona davvero non solo eccellente, ma una persona che cura davvero quella che è la cultura, soprattutto nei territori, ma ha preso di buon grado anche il rapporto con il comune di Cortona. E per noi averli a Cortona è un grande onore. Non mi soffermo, cercherò di essere breve, sul nutrito programma del convegno che avete a disposizione e che offre importanti spunti di interesse non solo per gli studiosi, ma anche per i cittadini che amano la storia della propria terra. Stasera, intorno alle 17:30, ci sarà l'inaugurazione della targa stradale Viale Francesco Laparelli, una delle strade più belle, più panoramiche di Cortona. Per chi non è cortonese, la strada che poi insiste verso la Basilica di Santa Margherita. Questo è stato possibile anche sempre grazie a Sandro e a tutto il team, e soprattutto anche ai nostri uffici, che ringrazio, l'ufficio cultura con il qui presente vice sindaco assessore Francesco Attesti, ma anche tutto il team della cultura, dottoressa Azzurra Castellani, e l'ufficio dove vede appunto anche l'ingegner Lisa Ortolani. Quindi l'inaugurazione della targa ci sarà alle 17:30. Mi preme infine salutare la folta rappresentante degli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Francesco Laparelli. Peraltro abbiamo in corso un altro evento, che sono i 50 anni della, appunto, che festeggiamo come scuola Francesco Laparelli, ma mi preme sottolineare come sindaco, come amministrazione comunale, il rapporto che è nato con la nostra amministrazione e tutti i lavori che sono in itinere con gli stessi studenti e docenti. Abbiamo iniziato un percorso che da una parte ci porta ad ascoltare i ragazzi, perché i ragazzi di oggi debbono essere ascoltati, non vanno lasciati soli, ma soprattutto vanno impegnati anche nel futuro, non solo quello dell'università, ma anche per coloro che si proietteranno nel mondo del lavoro. Quindi abbiamo iniziato un grande rapporto di sinergia tra aziende locali e Istituto Tecnico Economico Laparelli. Questo perché è fondamentale, e con la verità ringrazio tutti gli studenti presenti, tutti i ragazzi, perché hanno iniziato anche un altro percorso. Sarà a breve costituito un nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi, gli farei un bel applauso, perché abbiamo invitati a partecipare alle istituzioni, perché credo che ce ne sia davvero bisogno. I giovani devono iniziare a ragionare che il futuro è loro, non è magari nostro, e che loro possono essere davvero una grande risorsa per il territorio. Quindi grazie a tutti, buon proseguo dei lavori, e ancora un grazie a tutti gli organizzatori, a nome non solo mio ma di tutta la città di Cortona. Grazie. Bene sindaco, grazie per le sue parole. I complimenti vanno fatti sempre in fondo, perché siamo solo all'inizio, sicché chissà quante difficoltà avremo da qui a domani. Comunque facciamo gli scongiuri e andiamo avanti. L'Accademia Etrusca, il saluto del professor Paolo Bruschetti, che ci porta il saluto dell'Accademia Etrusca. Buongiorno a tutti. Come vice lucumone e segretario dell'Accademia porto il saluto del lucumone professor Donati, che stamani è stato impossibilitato a partecipare a questi lavori, e del consiglio accademico tutto. L'Accademia, come poco fa diceva il sindaco, e naturalmente
con la collaborazione di Sandro Addario, che anche in questo caso è stato un infaticabile animatore di questa occasione. L'Accademia, dicevo, ha fortemente voluto questa manifestazione a ricordo dei 500 anni dalla nascita di Francesco Laparelli, uno dei maggiori architetti militari della nostra storia. L'iniziativa che oggi comincia è l'ultima tappa di una serie di eventi che nel corso degli anni hanno avuto come protagonista proprio questo discendente di una delle più antiche e più note famiglie della nobiltà cortonese. A partire dalla vita che Filippo Venuti, uno dei fondatori dell'Accademia, e suo Lucumone, che ne scrisse nel 1761. Più recente, del 1970, è il contributo del Comitato Storico Architetti Liberi Professionisti della Toscana, a ricordo dei 4 secoli dalla morte, fino alla mostra e al seminario di studi organizzati nel 2009 e alla redazione del catalogo sulle realizzazioni maltesi di Laparelli. Mi piace ricordare quest'ultimo evento, la cui occasione fu il dono all'Accademia Etrusca disposto nel 2008 dalla contessa Costanza Laparelli Pitti Maggi Dirigenti, in accordo con le figlie Nicoletta e Bianca Maria, di una serie di disegni autografi di Francesco sulle realizzazioni della Valletta e di altri avamposti militari. È stato questo uno dei più recenti atti di liberalità e mecenatismo che ripetutamente sono avvenuti a favore dell'Accademia e che fino dal momento della sua fondazione nel 1727 ne hanno permesso l'incremento di collezioni d'arte e bibliografiche, sempre e comunque a favore della città di Cortona. Vorrei anche rammentare come l'evento che oggi prende avvio era stato pensato ormai più di un anno fa dal Lion Club Cortona Valdichiana Ost e che allora non fu possibile realizzare per le note difficoltà sanitarie. Anche allora avevamo pensato, Lion e Accademia, al coinvolgimento oltre che delle istituzioni, necessario e ovvio, anche delle scuole, nella certezza che il ricordo di grandi protagonisti della nostra storia trascorsa potesse essere più e meglio di qualsiasi lezione in aula una forma di diffusione della cultura anche fra le generazioni più giovani. Oggi quel progetto prende corpo in una forma, se possibile, ancora più ampia e completa. E sono lieto della partecipazione dei massimi livelli lionistici. Abbiamo il governatore del nostro distretto e il presidente dell'associazione Lion Città Murate, assieme alle autorità e agli esponenti degli istituti universitari nazionali e internazionali. A nome dell'Accademia Etrusca esprimo quindi un caloroso ringraziamento a chi ha reso possibile l'evento odierno. Un benvenuto ai relatori, alcuni dei quali prestigiosi soci del nostro istituto, della nostra accademia, agli studenti delle scuole cittadine, in particolare a coloro che frequentano l'istituto intitolato proprio all'architetto, che auspico possano raccogliere l'eredità trasmessa dai nostri predecessori e migliorarne il più possibile il ricordo. Vi ringrazio. Bene, grazie professor Paolo Bruschetti. In tema Lions e Rotary ci colleghiamo adesso con Lucca per un saluto del governatore del distretto Lions, il professor Giuseppe Guerra. Se ci ascolta? Certo, buongiorno. Può alzare un po' il volume, ce la fa? Proviamo, va bene? Mi sentite? Attivamente, grazie. Grazie, grazie. Ecco, buongiorno governatore. Un saluto breve, naturalmente, come tutti, perché poi abbiamo un appuntamento con Malta, mi pare. Prego.
Grazie, grazie dell'accoglienza. Vi chiamo e parlo da Lucca, città murata per eccellenza, una delle poche città con cinta muraria ancora integra a livello, io direi, non solo nazionale, europeo, ma anche mondiale. È proprio da Lucca che è partita questa importante anche iniziativa delle città murate. Poi sentiremo le parole della presidente dell'associazione, Marianna Bela, da poco insediata a questa, in questo incarico. È un'iniziativa importante quella che state facendo qui nel nostro distretto della Toscana, ma che vi porta ad essere e alla ribalta internazionale. La storia innanzitutto, l'identità innanzitutto, il fatto poi che siano presenti anche gli amici rotariani è ancora un motivo in più per far capire quanto il mondo oggi sia sempre più importante nel lavorare insieme, insieme in armonia, perché attraverso la collaborazione tra le associazioni, le istituzioni, e ringrazio il sindaco Meoni per l'accoglienza riservata in questa cittadina bellissima della nostra Toscana, della nostra Italia, uno dei luoghi più belli che io conosca, che a breve vedrò di nuovo perché sarò presente già domenica in uno dei club cortonesi e poi andrò nel club dell'amico Bruschetti, quindi potete immaginare la gioia. Era un evento programmato da tempo, la pandemia che ha dilatato questi appuntamenti, ciò non vuol dire che non averlo fatto prima oggi sia meno importante, anzi, proprio questo dimostra il nostro attaccamento alla storia, alle mura, certo, anche alle mura. Sappiate che nella nostra Toscana c'è una legge regionale, città murate, quindi anche l'attenzione delle alte istituzioni toscane, e mi riferisco al presidente della regione Eugenio Giani, che sempre ci è stato vicino e sempre ha guardato con interesse a questo patrimonio monumentale. In alcune realtà le mura sono patrimonio dell'UNESCO, mi riferisco alle città murate del Veneto, Bergamo, Peschiera del Garda, Palmanova, quindi potete immaginare quanto io oggi sia felice essere con voi, stare con voi e ascoltare esperti della materia. Grazie e auguro a tutti veramente un buon lavoro e la mia vicinanza e il mio abbraccio. Ecco, grazie per il suo intervento estremamente efficace e sintetico. Ci colleghiamo con Malta, dove abbiamo in linea la professoressa Abela, che è la presidente dell'associazione Città Murate. Ci dica che cos'è l'associazione Città Murate. Allora, buongiorno a tutti da Malta. Io sono appena eletta presidente di questa associazione. L'associazione è un'associazione iniziata da Lucca, dal purtroppo adesso assente Franco Ghio, che ha dato inizio a delle città che sono circondate da mura. Altri sono ancora intatte, come da Lucca e come anche da noi a Malta, però alcune altre purtroppo le abbiamo perse. Innanzitutto vorrei ringraziare anche il professor Giuseppe Guerra per l'introduzione che ha dato anche da me, e anche vorrei ringraziare tutti voi per averci dato l'opportunità di partecipare a questo congresso. Come sapete, tra Cortona e Malta e l'associazione Città Murate ci sono dei legami fortissimi. Questi si sono iniziati quando 500 anni fa Francesco Lapparelli si è dato inizio al progetto, si è progettato direi alcune dei suoi più belle opere, che sono le mura della città capitale nostra della La Valletta. E poi
questi legami si sono stati consolidati tramite l'Associazione delle Città Murate, l'Associazione Lions delle Città Murate, perché ci siamo collegati tutte queste città murate sotto un unico ombrellone. Ecco, scusi, la interrompo. Quante sono le città collegate con la vostra associazione? Quante città murate avete? Abbiamo in totale più di 200 città internazionali. Ci sono almeno un 70% di città italiane, però ci sono anche altre città straniere dal cui purtroppo cinque continenti, diciamo, sono dalla Colombia, dalla India, sono un po' dappertutto. In particolare la sua città, lei da dove sta parlando? Io vengo da Malta, certamente. A Malta ci sono più di una città murata, ci sono almeno 5 o 6 città murate, la capitale La Valletta, poi c'è la Medina, che era la vecchia capitale, anche essa è murata, poi anche c'è un'altra città murata sull'isola Sorella, sul Gozo, sarebbe la cittadella. Infatti di recente abbiamo ristrutturato queste mura della cittadella tramite dei fondi europei, abbiamo fatto un bel lavoro ed era stata affidata ad un architetto maltese di cui adesso non mi viene il nome, però anche lui, anche il professor Teich, ha partecipato anche in queste ristrutturazioni. Sì, certo, sarà nostro ospite domani il professor Teich. Sì, forse lui potrà darvi anche delle consigli più tecniche che lo posso dare io, perché lui naturalmente è la sua materia. Anche l'idea di questa associazione lionistica di Città Murate è per condividere idee, anche come mantenere questi mura e anche come strutturarle, come salvaguardare la nostra identità, perché queste mura che una volta erano stati usati per proteggerci dal nemico, adesso sono un mezzo di comunicazione, un mezzo di comunicazione tra di noi, tra la nostra cultura e la nostra architettura, e sono delle opere di arte di valore unico, diciamo. Sì, allora le ringrazio ancora di avermi dato questa possibilità, e li auguro anche particolarmente agli studenti buon lavoro, e infine vorrei che anche li invito a visitare queste mura, anche quelle particolarmente progettate da Lapparelli, perché possono capire molto meglio che se la visitano al primo piano. Grazie di tutto e buon lavoro. Bene, grazie mille. Cercheremo di organizzare un volo charter per visitare le città murate a Malta, in particolare la sua Mdina, la vecchia capitale. Sì, piacerebbe. Grazie. Un saluto ancora. De Rotary Valdichiana vuole salutare il presidente. Del Lions Club Valdichiana e poi il rappresentante dei Rotary International. No, e al solito al solito quando uno c'ha il distintivo del Rotary pensa sempre al Rotary, purtroppo sono quelle malattie, nessuno è perfetto, nessun problema. Sarò brevissimo perché non vorrei rubare del tempo, eccetera. Buongiorno a tutti. In qualità del presidente
porgo del presidente del Lions Club Valdichiana Host, porgo i saluti a tutti i presenti. Il nostro club è onorato di essere tra i promotori di queste giornate di studi che ci faranno ripercorrere alcune delle tappe più significative dell'opera del celebre architetto Francesco Laparelli in occasione di 500 anni dalla nascita. In questi due giorni ascolteremo dal vivo, con vivo interesse, le varie relazioni di alcuni dei maggiori studiosi di storia d'arte e di architettura militare e visiteremo una delle maggiori realizzazioni del Laparelli, la fortezza di Girifalco, che si presenta oggi dopo i recenti interventi di risanamento e restauro in ottime condizioni di conservazione per il godimento di cittadini e dei visitatori. Desidero inoltre rivolgere un particolare saluto e un sentito ringraziamento alle autorità maltesi che saranno presenti oggi pomeriggio e domani mattina. Domani soprattutto. L'ambasciatore di Malta e il sindaco della Valletta. Auspico che questa manifestazione possa essere occasione di rendere ancora più preziosa l'offerta culturale della nostra città per ricordare nel modo più adeguato uno dei nostri più illustri cortonesi dei secoli passati. Ringrazio ancora per l'occasione e ringrazio l'organizzatore della manifestazione. Gli organizzatori. Gli organizzatori, però come già è stato detto. Organizzatori, appunto il comune. Il comune, la cosa, l'Accademia però Prus. Anche noi abbiamo partecipato. Grazie a tutti di nuovo. Per il Rotary International diamo la parola al dottor Alessandro Vignani, che a Cortona è di casa. Lui è stato governatore del distretto del Rotary 2071 nel 2016-2017, può darsi, mi sbaglio io, grazie. Io ho fatto l'assemblea distrettuale. E qui hai fatto l'assemblea distrettuale, quindi sei di casa, giochi in casa, da Arezzo a Cortona. Hanno detto qualcuno, dicevano, che Cortona è in provincia d'Arezzo, ma è vera sta cosa? Dice di sì. Buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente i promotori e gli organizzatori di questa iniziativa per aver anche invitato il Rotary. Non è potuto essere qua oggi il governatore perché noi abbiamo in concomitanza purtroppo un grande evento che è il premio Galileo Galilei internazionale a Pisa e quindi evidentemente di tutti i Rotary italiani, quindi era purtroppo necessitato a quell'incombenza. Sono qua con vero piacere, non solo perché il moderatore è un rotariano, ma soprattutto perché qui vedo tanta gente e mi fa piacere ritrovare la presenza delle persone, perché purtroppo, bene o male, questi meccanismi di dialogo a distanza sono estremamente utili, ma non danno, secondo me, quel pathos che invece la presenza riesce ad offrire. Io vorrei salutare ovviamente, come dico, tutti gli organizzatori di questa iniziativa, in particolare ovviamente il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, l'Accademia Etrusca, oggi rappresentata dal vice Lucumone, e un saluto a tutte le autorità militari, ne vedo molte qui presenti, e anche a tutte le altre autorità civili e soprattutto ai giovani, perché fondamentalmente anche il Rotary ha un occhio particolare di attenzione verso il mondo giovanile. Quindi parlare di 500 anni fa per vedere e per trasferire ai giovani qualcosa che sia una radice forte per dimostrare come al tempo si riusciva a fare delle cose, certo il periodo è un periodo particolarissimo per la storia nel mondo intero, italiana in particolare, e probabilmente ancora di più per quella toscana, per le tante cose che nel Cinquecento sono state fatte. Quindi noi siamo veramente molto lieti di poter essere qui presenti e mi unisco in particolare alle parole che ha espresso il governatore del Lions 108 LA della Toscana, perché effettivamente noi siamo due club service ovviamente distinti, ognuno ha la sua storia, ma abbiamo fondamentalmente tanti
punti in comune: il service, l'attenzione per la cultura, l'attenzione per i giovani. Quindi indubbiamente ci sono dei punti che ci legano, e quindi io non vedo con piacere questa iniziativa a cui plaudo, perché il Lions in questo caso si è rivelato essere veramente strategico e promotore insieme all'Accademia per ricordare un personaggio così importante, che però non deve essere solo un ricordo, ma deve essere un esempio e un elemento di valutazione proprio per cercare di riproporre per il futuro tutti quegli elementi di positività che quel periodo ci ha dato, e lui in particolare in questo caso. Ringrazio tutti e auguro a tutti un ottimo lavoro. Vedo che è molto corposo, con tanti relatori, e quindi sicuramente gli argomenti e i temi da affrontare saranno veramente molti e interessanti. Grazie e buongiorno a tutti. Vorrei salutare e ringraziare l'avvocato Nicodemo Settembrini, che è arrivato poc'anzi, perché è una persona anch'essa attenta alla cultura, al territorio, quindi ha un'associazione molto attiva. Quindi grazie avvocato della sua presenza, ci fa molto piacere. Un applauso magari. Io ho fatto la prima gaffe della lunga serie che farò in questi due giorni. Ho detto che siamo in provincia di Arezzo. È Arezzo che è in provincia di Cortona, era quello. Comunque, va bene. Professor Giovanni Cipriani, storico, celeberrimo a Firenze, ma non solo. È stato per quanti anni è stato docente di storia moderna all'Università di Firenze, professore? 40 anni. Olli, solamente 40 anni. E in particolar modo la sua materia era la storia, diciamo così, della Toscana. Storia della Toscana. Storia della Toscana. Aspetti un attimo, guardiamo di là, che sennò poveretti. Là. Cioè, se no, la telecamera, così ogni tanto facciamoci vedere anche dalla telecamera. Ecco, abbiamo chiesto il suo intervento proprio per inquadrare la storia al tempo del nostro ospite, diciamo così, appunto, Francesco Laparelli. In che situazione era la Toscana al momento in cui nasce, diciamo appunto, il nostro ospite Francesco Laparelli? Com'era la Toscana? È molto interessante cogliere questi aspetti della storia toscana del Cinquecento. Noi abbiamo sentito Francesco Laparelli nasce nel 1521, ma la Toscana allora da quanti stati era composta? Da ben quattro stati: la Repubblica di Firenze, la Repubblica di Siena, la Repubblica di Lucca e lo Stato di Piombino. Firenze, a differenza degli altri luoghi, vedeva una famiglia ottenere un prestigio sempre maggiore, la famiglia Medici, che dal 1513 aveva raggiunto i vertici del potere, proprio perché Giovanni dei Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, in quell'anno era divenuto Papa con il nome di Leone X. Questo ci fa comprendere il peso straordinario di questa famiglia. Firenze ufficialmente era però sempre una repubblica. L'antica Costituzione veniva osservata, il governo, la signoria, cambiava di due mesi in due mesi, ma i Medici erano sempre la famiglia di riferimento. Leone X riuscì a consolidare il proprio potere non solo nella città, ma anche nella curia,
noi vediamo accanto al pontefice due cardinali legati ai Medici da stretti rapporti di parentela, suo cugino Giulio, suo cugino Luigi De Rossi, resi immortali da Raffaello in quel celebre ritratto in cui si vede il pontefice e accanto i due cugini. Questo sarà determinante perché Leone X muore quando nasce la Parelli, nel 1521. Ma a breve distanza noi vediamo un nuovo pontefice molto interessante per noi, Adriano VI di Utrecht, papa olandese, che morrà però molto presto, nel 1523. Adriano VI di Utrecht è l'ultimo papa straniero prima di Giovanni Paolo II, che noi tutti abbiamo conosciuto. Tutti i papi nel frattempo sono stati italiani. Muore, chi viene eletto? Giulio dei Medici. Ecco che il potere mediceo, come potete comprendere, diventa incredibile. Due papi a brevissima distanza, 1513-1521, 1523-1534, il potere di Giulio II, di Giulio dei Medici, che diventa papa con il nome di Clemente VII. Sono anni però in cui la grande politica europea gioca un ruolo determinante. Ci sono due grandi figure: Carlo V d'Asburgo, Francesco I Valois. Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, Francesco I Valois, re di Francia. Sono divisi, estremamente ambiziosi. C'è una regione italiana che si contendono, la regione più ricca, più produttiva, che ha una importantissima industria delle armi, la Lombardia. La Lombardia era allora controllata dalla Francia, Carlo V cerca di strappargliela. Un conflitto terribile tra la Francia e l'impero per ottenere il dominio sulla Lombardia. Francesco I Valois scende in Italia con un esercito straordinario, il fiorfiore della nobiltà francese, una cavalleria splendida, armature bellissime, cavalli straordinari. Carlo V si affida a truppe mercenarie che non hanno bellezze particolari, hanno un armamento che non suscita particolare interesse, una lunga lancia di 5 metri, sono i lanzichenecchi. Lo scontro avviene a Pavia, lo stesso re, convinto di vincere, Francesco I Valois, è sul campo di battaglia. I lanzichenecchi usavano una tecnica estremamente interessante, formavano figure che ricordavano animali, il riccio, la tartaruga, unendosi e mettendo insieme queste terribili lance. La cavalleria francese si lancia all'assalto, ma i cavalli, di fronte a queste punte acuminate, si impennano. Un cavaliere in armatura a terra è un uomo morto, non può più muoversi. Tutti vengono trafitti da queste lance. Una vittoria clamorosa per Carlo V. Lo stesso re di Francia cade a terra. È circondato dai lanzichenecchi, lo riconoscono per la bellezza dell'armatura, si inginocchiano,
perché è il re, e gli chiedono di arrendersi, e il re è costretto ad arrendersi. Francesco I Valois sconfitto e preso prigioniero. Carlo V è in trionfo, ma chi sostiene Francesco I Valois? Il Papa Clemente VII, Giulio dei Medici. Carlo V non ha esitazioni, non vede in Clemente VII il rappresentante di Cristo in terra, vede Clemente VII come un nemico. Ordina ai suoi lanzichenecchi di dirigersi a Roma. Si pensa a una trattativa che non ci sarà, e i lanzichenecchi attaccano Roma, entrano in Roma e inizia un terribile saccheggio. È la data più celebre della storia moderna, 1527, il sacco di Roma. Il Papa è costretto a rifugiarsi in Castel Sant'Angelo e assiste alla distruzione della città. Non resta che accordarsi, non resta che stabilire una trattativa. Clemente VII è un politico estremamente raffinato e quindi immediatamente si giunge a un accordo. Cosa chiede in fondo Carlo V? L'alleanza con il papato. E Clemente VII si allea. Ma i problemi di Clemente VII sono raddoppiati. In quello stesso 1527 l'opposizione antimedice a Firenze alza la testa, una ribellione in città, i Medici sono cacciati dalla città e inizia una nuova fase repubblicana antimedicea. Clemente VII si accorda con Carlo V e cosa chiede? Il ripristino dell'autorità medicea a Firenze. Ecco quindi che queste truppe da Pavia si erano spostate a Roma. Da Roma si spostano a Firenze e assediano Firenze nel 1529. Anima della difesa fiorentina, il maggior artista del momento, Michelangelo Buonarroti, nemico giurato dei Medici, fiero repubblicano. Ma Firenze ha contro un papa, l'imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V, l'uomo più potente del mondo. Quali stati, secondo la geografia odierna, erano in mano di Carlo V? La Spagna, la gran parte dell'Italia, l'Austria, la Germania, l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, le colonie americane, importantissimo, il Messico. Firenze non poteva che essere sconfitta. Nel 1530 si arrende. Clemente VII vuole punire Michelangelo Buonarroti. Lo condanna a morte con l'ordine segreto che sia solo impaurito, che non gli si torca un capello, perché deve tornare a lavorare per i Medici. Michelangelo si nasconde così bene che non viene trovato. Il Papa spazientito gli dà subito la grazia purché esca e torni a lavorare per i Medici. Michelangelo esce e torna a lavorare per i Medici. Era così grande che gli veniva consentito di dissentire pubblicamente, bastava lavorasse. Vedete, è incredibile questa figura. Ma
Non solo il potere medicea viene restaurato a Firenze, Clemente VII chiede a Carlo V un ulteriore favore. I medici non avevano un potere dinastico, non avevano creato una realtà giuridicamente tangibile per sancire il loro potere. Ecco dunque la nascita, per volontà di Clemente VII e l'azione di Carlo V, del Ducato di Firenze. Siamo nel 1530. Primo duca Alessandro dei Medici. Con Alessandro dei Medici noi vediamo un potere militare che si rende sempre più concreto. Qual è la prima azione di Alessandro? Costruire una fortezza terribile per impedire ogni rivolgimento interno a Firenze. Ecco nascere la fortezza d'Abbasso o fortezza di San Giovanni Battista, ancora oggi incombente sulla città, con una potentissima cannoniera rivolta contro il cuore della città. Alessandro sarà ucciso poco dopo, nel 1537, da suo cugino Lorenzo, che sperava di raggiungere il potere. Non ci riuscirà. Sarà invece un altro parente, un altro cugino più lontano, a avere il potere nel 1537, Cosimo I dei Medici. Cosimo I riprende la stessa politica, ci circonda di armati, di fortezze, soprattutto ai luoghi più temibili dove si annidano resistenze, vengono fortificati, Pistoia, Arezzo. Ma Cosimo è un uomo ambiziosissimo, cerca di espandere il proprio potere. Ma a questo punto entra in gioco il problema delle alleanze. C'erano quattro stati in Toscana, come abbiamo visto. Quale era lo stato più debole che poteva eventualmente essere attaccato? Non Lucca, fedelissima alleata di Carlo V. Non Piombino, fedelissimo alleato di Carlo V. Siena. Ma Siena di chi era alleata? Della Francia. Ecco dunque Cosimo insistere con Carlo V. Bisogna togliere dal cuore della Toscana questa presenza francese. Ma Siena era sorretta dalla Francia, sorretta in particolare da una Medici che era arrivata alla corte francese, Caterina, nemica giurata di Cosimo I. Nel 1553 ecco la guerra di Siena. Guerra combattuta, terribile, ma nel 1555 Siena, stretta in un assedio micidiale, è costretta ad arrendersi. Le truppe francesi che sono presenti a Siena sono costrette ad arrendersi. Ma Cosimo, nella campagna di Siena, a chi si è rivolto? Cosimo ha dovuto chiedere a Carlo V, che era il suo vero referente politico, e Carlo V chi ha suggerito? Ha suggerito un comandante di sua fiducia, un Medici che non aveva però nessun rapporto di parentela con i Medici di Firenze, Gian Giacomo dei Medici di Milano. E Milano era sotto Carlo V, e Gian Giacomo dei Medici, marchese di Marignano, era un celebre comandante militare. Partecipa
con successo alla campagna di Siena come comandante delle truppe medicee, e chi chiama al suo fianco? Chiama suo cugino, esperto in fortificazioni, esperto in artiglierie, Gabrio Serbelloni. La campagna senese sarà un successo, ma Carlo V non darà nessun premio a Cosimo I. Terrà Siena con grande disappunto del Medici. Ma la situazione si capovolgerà presto. Nel frattempo, Cosimo, nel 1556, decide la fortificazione di Cortona, invia Serbelloni. Ci sarà l'incontro straordinario, che sarà poi meglio illustrato da chi mi seguirà, con Francesco Laparelli, la ristrutturazione della antica rocca di Girifalco e l'inizio di una straordinaria collaborazione fra Serbelloni e Laparelli. Carlo V abdica nel 1556, divide il suo immenso impero tra il fratello Ferdinando e il figlio Filippo. Filippo avrà i domini italiani, oltre alla Spagna, ai Paesi Bassi, le colonie americane, e Filippo II nel 1557 darà Siena a Cosimo I. Cosimo diventa duca di Firenze, duca di Siena, due volte duca. Il suo potere si è esteso. Siena significava tutta la Maremma, Cosimo arriva a Grosseto. Ecco dunque la necessità di nuove fortificazioni. Terribile la fortezza che sarà proprio realizzata a Siena per volontà di Cosimo I dei Medici. Il potere di Cosimo dunque è ora un potere sempre più esteso. Il volto della Toscana comincia a cambiare, ma contemporaneamente noi vediamo l'ascesa incredibile della famiglia Medici di Milano. Gian Giacomo dei Medici si era distinto nella campagna di Siena, ma Gian Giacomo dei Medici aveva un fratello cardinale, Giovanni Angelo de Medici. E nel 1559 Giovanni Angelo dei Medici è Papa con il nome di Pio IV, legatissimo ai propri familiari, chiama a Roma suo cugino Gabrio Serbelloni. E Gabrio Serbelloni chiama a Roma il suo stretto collaboratore Francesco Laparelli. Ecco come noi vediamo una amicizia, una collaborazione che diventa straordinaria. Ma Pio IV è anche legatissimo a Cosimo I, nomina cardinale suo figlio Ferdinando. Ma Cosimo era ambiziosissimo. Era duca due volte, duca di Firenze, duca di Siena. Perché non ottenere un titolo nuovo? Qual era il titolo che desiderava Cosimo? Un titolo altisonante, impossibile: re della Toscana. Non gli sarà mai concesso. Pio IV farà di tutto per assecondarlo. Farà quello che può fare, ma c'è un'ostilità incredibile attorno a Cosimo. Pio IV morrà nel 1566. A questo punto un nuovo papa deve essere fatto. Cosimo ha capito. Il papato può essere l'unico tramite per ottenere un titolo nuovo. Corrompe i cardinali, fa in modo che dal conclave
esca un nome che tutto debba a lui. Esce Pio V, Michele Ghislieri. Si parla apertamente. Pio V è divenuto Papa per volontà dello Spirito Santo e del Duca di Firenze. Pio V, vinto da questa circostanza, fa di tutto per ottenere un titolo nuovo. Lo inventa. Ma Cosimo era duca due volte? Lo si poteva chiamare Granduca? Esisteva il titolo di Granduca in Italia? No. Cosimo è il primo Granduca. Naturalmente grandi opposizioni, ma il Papa è deciso e nel 1569 Cosimo riceve la bellissima pergamena che lo nomina Granduca di Toscana. Nella pergamena è miniata la corona che deve essere realizzata. Non esisteva la corona granducale, doveva essere inventata. Ecco una corona radiata come quella degli antichi imperatori romani, come quella dei re di Israele. Cosimo fa realizzare rapidamente questa corona e nel 1570 si reca a Roma per l'incoronazione ufficiale nella Cappella Sistina. Ecco, vedete, in pochi anni il potere mediceo è diventato impressionante dal 1513. Quando Leone X diventa Papa, al 1570, sono trascorsi pochissimi anni, i Medici hanno un titolo granducale e questo titolo granducale li accompagnerà fino alla fine della dinastia, fino al 1737, quando l'ultimo Medici, Gian Gastone, titolare della corona granducale, morrà. Ecco in sintesi gli eventi di questo periodo e nel 1570, quando Cosimo riceve la corona, muore a Creta, vinto dalla peste, Francesco Lapparelli. Grazie a voi. Il lungo applauso che ha seguito l'intervento del professor Cipriani era scontato, l'avevamo sentito tante altre volte, quindi non ci ha stupito e veramente grazie per la facilità soprattutto con cui espone le cose anche a chi non le conosce. Passiamo adesso alla dottoressa Rocchini. Dottoressa Rocchini, eccola qua, buonasera, buongiorno, via. E siamo già alla seconda gaffa della lunga serie. Un ritratto della famiglia Lapparelli, o meglio, la dinastia Lapparelli, che a quanto ci sembra di capire è nata molto prima di Francesco Lapparelli, quindi c'è un passato, c'è un presente e poi c'è un futuro. Ci accenni? In un paio di minuti ce la fa? Sì, ma anche meno. Benissimo, grazie. Sono solo 7 secoli di storia, quindi no, io sono molto grata di poter essere presente oggi a parlare di un argomento che ho avuto la fortuna di poter studiare una decina di anni fa in occasione di una generosa donazione dei disegni di Francesco Lapparelli alla biblioteca dell'Accademia e del Comune di Cortona. Dunque, una storia, dico, lunga 7 secoli, perché in effetti noi possiamo parlare della Lapparelli a Cortona almeno a partire dal 1261 e 7 secoli in cui, oltre a Francesco, la famiglia ha visto altri personaggi illustri.
pensiamo al protonotario apostolico Benedetto Laparelli, pensiamo alla venerabile Veronica Laparelli, ad uno dei fondatori dell'Accademia Etrusca e ben due vescovi che nell'Ottocento furono appunto vescovi di Cortona, più un Girolamo Laparelli, cavaliere di Malta, che ho saputo di recente, perché poi si va avanti sempre nella ricerca e nello scoprire nuovi particolari, che era stato indicato come uno dei partecipanti al congresso di Vienna, ma che purtroppo morì pochi giorni prima, quindi non poté partecipare. Ecco, una famiglia che è sicuramente fra le famiglie più illustre di Cortona e che ha dato molto certamente alla nostra città. Una breve sintesi prima di arrivare all'età di Francesco. Si può dire che appunto la prima notizia di un Laparelli è quella di Bernardino, figlio del Dominus Cristoforo, che compare negli elenchi dei consiglieri comunali del Consiglio del Comune di Cortona nel 1261. Quindi è una famiglia che compare nell'anno del rientro dall'esilio da parte dei cortonesi dopo l'assedio degli aretini. E questa famiglia è una famiglia popolare, sicuramente appartenente alla borghesia cittadina, che sostiene l'ascesa di Ranieri Casali alla signoria di Cortona. E fra i Laparelli che si distinguono nel periodo del dominio dei Casali vi è appunto tale Bernardino di Goro, il quale non soltanto è ambasciatore per la città di Cortona presso la città di Siena, ma è anche il committente di un importante affresco, oggi purtroppo non più visibile, ma che fino agli inizi del secolo ancora si vedeva nella chiesa di San Francesco, nella parete che ospita il monumento funebre di Ranieri Ubertini, primo vescovo di Cortona. I Laparelli continuano ad essere presenti in tutte le tappe fondamentali della vita della città, sia al momento dell'assedio del re di Napoli, Ladislao d'Angiò, che poi nei primi anni del dominio fiorentino, ma poi proprio fra la fine del 400 per tutto il 500 sono i protagonisti, quindi i Laparelli più vicini diciamo al nostro Francesco, sono fra i protagonisti di un cambiamento fondamentale che avviene in città. La città che fino a quel momento era una città diciamo medievale, caratterizzata dalla presenza non soltanto di un'ampia partecipazione da parte di tutti i cittadini, che si potevano definire tali, all'amministrazione della cosa pubblica. Perché dicevo appunto, in questo momento si va verso una cosiddetta serrata del patriziato. I Laparelli fanno parte di quella ristrettissima cerchia di famiglie che concentreranno nelle proprie mani il controllo della città. E fra questi protagonisti c'è proprio il nonno di Francesco Laparelli, ossia Marcantonio Laparelli, messer Marcantonio di Laparelli, quindi un esperto di diritto, il quale non solo domina la vita cittadina per circa un ventennio, perché lo troviamo sempre ai vertici dell'amministrazione pubblica e anche nel controllo, diciamo, dell'assistenza, degli enti di assistenza cortonesi, ma che fonda in qualche maniera il ramo a cui appartiene Laparelli, a cui appartiene anche una parte dei Laparelli che è ancora della famiglia Laparelli, appunto ancora presente. Marcantonio fonda la sua fortuna grazie a un matrimonio con Angelica della Tarla, un'ereditiera, l'ultima erede di una famiglia di speziali cortonesi molto ricca, la quale porta in dote un patrimonio cospicuo, fra cui figura il palazzo, loro dicevano, della Ruga di San Francesco, il palazzo che oggi è sede dell'Istituto Tecnico Commerciale, all'interno del quale sono ancora visibili almeno tre stemmi dei della Tarla, che sono riconoscibili perché hanno i tre crescenti, assomigliano a quella degli Strozzi, ma invece in alcuni documenti conservati presso la biblioteca sono stati sicuramente identificati. E su questo argomento ne parleranno a maggiore ampiezza proprio i giovani dell'Istituto Laparelli più tardi. Quindi questo nonno, quindi, che è veramente alla base di questa fortuna e che
rispetto ad una famiglia, che dicevo una famiglia sicuramente borghese, che noi sappiamo insediata in un isolato poco sopra questa, la chiesa di Sant'Agostino, più nella parte più vicina alla piazza, fra via Guelfa e l'attuale via Ghibellina, c'è un isolato composto di più case che costituivano i palazzi Laparelli nel Medioevo, e le case che presentavano al pian terreno le botteghe che costituivano sicuramente l'attività da cui i Laparelli traevano la propria ricchezza, una ricchezza significativa, perché nel 400 noi sappiamo che un Laparelli è il quarto fra i cittadini più ricchi di Cortona. Quindi Marcantonio è il primo a distaccarsi da questo isolato dei Laparelli per prendere residenza nell'attuale via Maffei e dare l'avvio ad un nuovo ramo. Contemporaneamente c'è una tendenza da parte di queste famiglie nobili cortonesi, e quindi lo troviamo anche in Francesco, anzi Francesco in questo caso rappresenta un tipico rampollo di una famiglia nobile cortonese, perché non solo riesce ad affermarsi anche fuori Cortona, e noi lo sappiamo bene e verrà molto bene esposto dagli interventi che seguiranno, ma nel 1555 c'è un dato che, certifica l'importanza della famiglia e il rilievo di Francesco, perché, come diceva il professor Cipriani, c'è stata la guerra di Siena, il duca Cosimo decide di premiare le città che sono state fedeli a Firenze durante la guerra di Siena, tra queste città c'è Cortona, e qual è il beneficio? Concedere la cittadinanza fiorentina ad alcuni cittadini cortonesi. Viene proposta una cinquina di nomi che evidentemente erano fra i cittadini più graditi e più importanti di Cortona e più graditi a Firenze, perché non si poteva proporre dei nomi ovviamente sgraditi a Firenze, e fra questi nomi c'è appunto quello di Francesco Laparelli. Nello stesso tempo, siccome durante il Cinquecento c'è questa, come dire, trasformazione della società a Cortona, ma non solo, verso una società aristocratica, oligarchica, verso quella serrata del patriziato che a Cortona sarà definitiva alla fine del secolo, bene, c'è anche un'elaborazione della nobiltà cortonese, e ci sono due manoscritti, uno del Baldelli e uno del Braccioli, che raccolgono appunto nella seconda metà del secolo una raccolta delle famiglie nobili di Cortona, tra cui naturalmente c'è il casato dei Laparelli, che viene identificato come uno fra i più nobili e antichi della città. C'è tanto di stemma, se si può far vedere, ora questo in realtà è uno stemma tratto dai libri della nobiltà di Cortona, è uno stemma settecentesco, ma è quello con il Giglio di Francia, che comunque riprendeva lo stemma già antico, insomma, dei Laparelli. Si può andare avanti con l'altra diapositiva. Ecco questa. Dicevo, in questi libri manoscritti sulla nobiltà cortonese troviamo un dato significativo. Perché? Perché la famiglia Laparelli è l'unica fra le famiglie cortonesi che dimostra di avere elaborato un mito singolare delle proprie origini. Dicevamo, i documenti parlano di una famiglia borghese, ma il Braccioli scrive che i Laparelli vennero di Francia nel 1250 al tempo di Lodovico IX, è San Luigi dei Francesi. A dare origine alla famiglia fu il cameriere del suddetto re, che venne in Cortona e vi morì. E quindi avrebbe, diciamo, lasciato ingenti ricchezze alla base della ricchezza della famiglia Laparelli. In realtà questo probabilmente è una rielaborazione che parte dal Giglio di Francia, che è presente nello stemma. Il Baldelli malignamente dice che in realtà i Laparelli erano i proprietari dell'osteria della Spada, e quindi il Giglio di Francia potrebbe anche essere, come dire, una nobilitazione dell'insegna, dell'attività dei Laparelli. Ma come vediamo, sebbene
si dicesse nel Cinquecento che c'era un breve del re di Francia a provare questo, ma questo breve poi non fu presentato a metà del Settecento, quando i Laparelli furono chiamati, come gli altri nobili toscani, dai Lorena a dare le provanze, le prove della propria nobiltà, lo troviamo riprodotto in realtà in questo bellissimo dipinto di Ciro Ferri che si trova nella chiesa di San Francesco, nella cappella Laparelli, nel quale accanto ai patroni di Cortona, perché vediamo Santa Margherita e accanto il Beato Guido in basso sulla destra, a sinistra noi vediamo un vescovo francese che è Lodovico da Tolosa, accanto al quale vi è un bellissimo San Luigi dei Francesi, riconoscibile per la presenza dell'armatura, e i Laparelli erano anche una famiglia guerriera, molti sono appartenenti all'ordine di Santo Stefano, all'ordine di Malta, ma che soprattutto qui mostra con orgoglio questo manto costellato dei gigli di Francia, che anche di qua evidentemente, che ricorda nei colori e nella forma lo stemma dei Laparelli. Detto questo, vorrei terminare in realtà con un documento fiscale che si potrebbe dire, chi ha una formazione umanistica come la mia, no? Qualcosa di più arido. Invece, in qualche maniera, un po' la sintesi di quello che si è detto, con un accento biografico che secondo me, insomma, è anche, no? Tocca un po' il cuore, perché questa è la, no, non è quella, l'altra, eccola. Questa è la prima carta dell'estimo, cioè del catasto, della dichiarazione dei beni immobili di Francesco Laparelli. Il catasto del 1569, quindi un anno prima che lui morisse. Noi possiamo... Al tempo in cui non erano stati ancora aumentati i valori catastali. Però allora erano abbastanza vicini, allora perché ne avevano fatto uno nel 25, quindi diciamo che... Allora anche se fanno qualcosa adesso non è che scoprono l'acqua calda. Allora, in questo caso è evidente che Francesco Laparelli è un cittadino illustre, perché è abbastanza singolare che il nome di questo cortonese sia riportato a grandi lettere, per di più decorate. E quindi già questo. Poi abbiamo la litania, come era costume del tempo, che parla dei suoi immediati antenati, perché è Francesco, figlio di Niccolò Laparelli, restiamo sul catasto, sì, che era figlio di Messer Marcantonio Laparelli. Poi la prima denuncia del catasto parla della possiede una casa posta nel terzo di Santa Maria, che è appunto il palazzo Laparelli, con un valore catastale di 900 scudi, che rispetto al valore catastale degli altri immobili delle famiglie nobili cortonese era di tutto rilievo. E però quello su cui vorrei attirare la vostra attenzione è quella nota manoscritta che appare sul margine superiore di questa carta, che naturalmente voi non potete leggere, ma che è una voltura. E uno dice, vabbè, i beni di Francesco passano al figlio Marcantonio, perché Marcantonio è il suo diretto erede. E invece dice qualcosa di più, e mi piaceva condividerlo con voi. Questa è una voltura del 25 aprile 1571, in cui si dice appunto che i beni sono passati da Francesco al figlio Marcantonio, perché Francesco era morto e la notizia della sua morte, avvenuta sul finire di ottobre del 1570, giunse a Cortone il 24 dicembre di quello stesso anno, per mano dell'agente di Francesco Laparelli, che era Matteo di Francesco Tozzi. Per concludere, la famiglia il 30 dicembre del 1570, non avendo a disposizione evidentemente la salma di Francesco, ma il figlio era membro di un'accademia letteraria, l'Accademia degli Umorosi, e Guido Zoppici il 30 di dicembre tiene un'orazione funebre in onore di Francesco, ed è anche questa la prima biografia, sintesi biografica del nostro grande capitano e architetto militare. Grazie, buonasera. Grazie mille.
Ecco, grazie mille Patrizia Rocchini. C'è un qualcosa che non molti sanno. Se vuole parlare lei, ma c'era prima la professoressa Ferretti. Un qualcosa che pochi sanno probabilmente. Un personaggio che non sa chi sia. Prego, professoressa Ferretti. Vabbè, mettetevi d'accordo allora. Allora facciamo parlare sicuramente, prego, il generale, diciamo, Pietro Tornabene, che è il comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, e ufficiale del Genio Militare, ha percorso tutta la sua carriera nel Genio. Poi c'è la differenza fra ufficiali del Genio e gli ingegneri militari. So che c'è una differenza, ci tenete a distinguervi, ma quelle insomma sono questioni interne all'esercito. E fra i passaggi importanti della sua carriera è stato anche addetto per l'esercito all'ambasciata italiana in America. E dal 2018, mi sbaglio generale, dal 2017 è a Firenze comandante del celeberrimo Istituto Geografico Militare. E non è un generale dell'esercito e basta, è un appassionato storico. E questo è un problema, perché quando siamo a cena con lui bisogna avere tempo davanti, perché la passione prende. Sta riprendendo, ok. Approfittiamo della sua presenza proprio per inquadrare un argomento che è affine al nostro tema della giornata, l'architettura militare come si evolve nel tempo, dal tempo, diciamo appunto, di Laparelli alle fortificazioni odierne, ai bunker. Prego. Perfetto, grazie. Prego. Allora, parlando di fortificazioni, è chiaro che le fortificazioni sono delle strutture per proteggere, soprattutto, che sono sempre state utilizzate dal potere politico per proiettare capacità di coercizione nel circondario per poi esercitare le attività che ci sono da esercitare. Quindi non sono soltanto le fortificazioni delle strutture di carattere militare, ma sono anche delle strutture che svolgono una funzione sul territorio. Bene, le fortificazioni sono sempre state. Quelle di cui ci occupiamo in particolare ora sono quelle degli albori della polvere da sparo. Bene, parlando di polvere da sparo, la polvere da sparo inizia a circolare in Europa nel 1250 più o meno, e poi il primo uso di carattere militare della polvere da sparo si ha nella battaglia di Crécy 1346. Non furono determinanti a quel tempo le armi da fuoco, furono semplicemente per fare rumore, però anche la battaglia di Crécy, tornando alla bellissima esposizione del professor Cipriani, vide la sconfitta terrificante delle truppe francesi, è un episodio della guerra dei cento anni, ad opera degli arcieri, a questa volta erano gli arcieri inglesi. Tra l'altro i francesi sembravano abbonati, perché poi nel 1356 nella battaglia di Poitiers saranno di nuovo sconfitti, e lo saranno ancora in maniera terribile nel 1415 nella battaglia di Azincourt. Ma comunque, detto questo, come si faceva la difesa prima delle armi da fuoco? Si faceva una difesa che si chiamava difesa piombante. Cosa era? Chiaramente, qual era l'obiettivo della difesa? Fare in modo che gli avversari non si avvicinassero alle mura. Non si avvicinassero alle mura, bene, anche perché il modo per penetrare nelle mura era quello di scalarle, di sfondare la porta con degli arieti, oppure di portare delle fascine
incendiare tutto e quindi cambiare la composizione chimica della malta e far crollare le cose. Bene, era molto difficile. Allora come ci si difendeva? Ci si difendeva attraverso degli arcieri che si sporgevano dai merli, dei cammini di ronda, oppure con delle strutture aggettanti che venivano chiamate bertesche, che praticamente c'erano dei piombatoi, cioè delle caditoie, dove uno ci buttava di tutto, raramente l'olio, perché l'olio era preziosissimo, preziosissimo. Bene, con le armi da fuoco, le armi da fuoco iniziano nel 1346, ma diventano efficaci veramente intorno al 1400 e soprattutto diventano un pericolo incombente dopo il 1453. Cosa succede nel 1453? C'è la caduta di Costantinopoli. E la caduta di Costantinopoli, le antiche mura teodosiane, che erano di tipo verticale, crollano ad opera di un gigantesco cannone che le distruggerà e farà crollare quella che era l'ultimo rimasuglio dell'impero romano. Bene, e la caduta di Costantinopoli determina anche l'attenzione da parte degli intellettuali, degli architetti più importanti del tempo, per cercare di fronteggiare questa cosa. Gli architetti più importanti e adeguati del tempo dove stavano? Stavano nell'Italia. Siamo intorno al 1400-1450, siamo nel pieno del Rinascimento. Ma siamo nel pieno del Rinascimento perché c'era ricchezza, perché c'era commercio e perché laddove c'è ricchezza e commercio anche l'intelletto prospera. Bene, e tra questi, tra i primi ad affrontare il problema della modifica delle preesistenti strutture sono degli ingegneri senesi, devo dire uno dei più importanti, che trasformano gli antichi castelli in nuove strutture. Uno dei più importanti è Francesco di Giorgio Martino, senese. Francesco di Giorgio Martino, poco conosciuto al grande pubblico, però uno dei grandi architetti, è quello, lavora per Federico da Montefeltro, è il progettista del castello di San Leo, bellissimo da visitare. Ebbene, cosa fa? Cominciano, tra l'altro il primo anche, che utilizza in campo di battaglia nel 1495 a Napoli e a Castel dell'Ovo fa brillare una mina ed è la prima mina che viene fatta brillare nell'ambito moderno. Bene, cosa fa? Comincia a studiare il discorso come evitare di fare in modo che l'energia cinetica di queste palle proiettate dai cannoni possano inficiare la struttura, la stabilità delle torri. Se voi vedete l'immagine qua, in questa immagine voi vedete che in una torre quadrangolare praticamente una palla che arriva sugli angoli distrugge fondamentalmente, fa crollare un pilastro e l'altezza stessa della struttura fa implodere su se stessa la torre, per cui diventano molto vulnerabili. Tra l'altro le torri erano anche alte, perché dovevano evitare, prima delle armi da fuoco, che la gente li scalasse, per cui era un problema. Più alte sono, più fragili diventano. Tra l'altro, quindi cosa si fa? Si comincia a pensare a una forma un po' diversa, a una forma circolare. Bene, in questa forma circolare cos'è? E chiaramente nella forma circolare già la struttura diventa molto più stabile, ma le strutture si cominciano ad abbassare, anche le torri, perché l'altezza diventa un elemento di instabilità. Si abbassano le torri, si allargano. Tutte quelle bertesche, cioè tutti quegli aggetti che c'erano prima per fare le caditoie, piombatoi, per buttare sugli attaccanti qualcosa, non servono più. E quindi man mano i merli spariscono, man mano tutti questi aggetti spariscono e si comincia a pensare a delle strutture dove mettere dei cannoni. Le prime strutture che si pensano chiaramente saranno rotonde, ma in una struttura rotonda, vediamo un po' se
in una struttura rotonda ci sono dei punti morti, ci sono dei punti morti, ecco, ecco, li vediamo qua, ci sono dei punti morti. Per cui l'evoluzione porta inevitabilmente a delle strutture di carattere poligonale che non lasciano, punti morti. Che non lasciano punti morti. Bene, questa evoluzione avviene, grazie a tre grandi architetti che daranno il nome a un'intera classe di architettura, la chiameranno la fortificazione, si chiamerà le fortificazioni fatte da questi architetti di cui ora parleremo, saranno le fortificazioni dette all'italiana o alla moderna, perché erano tutti italiani, ripeto, Francesco di Giorgio Martino, ma i più importanti sono i San Gallo. I San Gallo sono, ci avremo Giuliano San Gallo, Antonio da San Gallo il Vecchio e Antonio da San Gallo il Giovane. Praticamente Giuliano e Antonio lavoreranno insieme, praticamente non si, fondamentalmente oggi anche gli studiosi non riescono a capire bene chi facesse cosa. Lavoravano insieme, lavorarono a Roma, chiaramente dal Papa, che era il committente più ricco del tempo, questo era Giuliano, e praticamente stiamo parlando di un periodo, Giuliano muore nel 1506 e Francesco di Giorgio da Martino muore nel 1501. Giuliano San Gallo muore nel 1516, il fratello Antonio da San Gallo il Vecchio muore nel 1534, mentre l'ultimo, Antonio da San Gallo il Giovane, muore nel 1546. Giusto per dare l'idea, nel 1546 fondamentalmente la struttura della fortificazione alla moderna è stabilizzata e resterà più o meno simile fino all'avvento delle guerre napoleoniche che cambieranno il modo di fare la guerra. Bene, tra l'altro Antonio da San Gallo il Giovane era parente dei primi due perché era il figlio della sorella dei primi due, Smeralda. Ecco, tutti e tre lavorano a Roma, tutti e tre lavorano anche alla fortezza che serve Clemente VII, Castel Sant'Angelo. E la fortezza di Castel Sant'Angelo, se voi vedete, ha la forma, questa forma, che poi diventa la forma poligonale classica delle fortezze alla moderna. Tra l'altro una delle opere più belle di Antonio da San Gallo il Giovane, quella stupenda meraviglia nata fortezza diventata villa, che è la villa di Caprarola, è il pentagono italiano, è un perfetto pentagono perché nasce come fortezza, il pentagono permetteva di non avere tempi morti, di non avere punti morti e tutto il resto, e quindi era meraviglioso. Poi Antonio da San Gallo il Giovane sarà anche colui che progetterà la fortezza da basso, che prende il nome di Castello Alessandria, Castello San Giovanni Battista, ma prenderà il nome di Fortezza da Basso quando i medici costruiranno la fortezza Belvedere, per cui quella stava in alto, l'altra in basso, il nome resta molto semplice da ricordare. Viene costruita tra il 1534 e il 1537, secondo i criteri che il professor Cipriani ci aveva detto. Vediamo se riusciamo a farla vedere, ed è di una modernità stupefacente, guardatela. Lui praticamente in questa fortezza sono i cammini di ronda, sono tutti coperti, è tutto coperto. All'interno del cammino di ronda noi troviamo delle aperture dove venivano messi i cannoni, si chiamavano troniere, ma al tempo lanciare e usare il cannone significava fare un sacco di fumo, quindi c'è tutta un'attività di carattere ingegneristico sviluppata dall'Antonio e San Gallo il Giovane, che praticamente di camini che fanno in modo che i fumi uscissero. Inoltre i cammini di ronda sono fatti in modo che anche un'eventuale penetrazione del nemico all'interno di questi cammini di ronda
potessero essere contrastati, per cui ci sono delle rotonde dove praticamente ci si può attestare a difesa. E un'altra cosa importantissima, e questo indica anche come la tecnica da mina si fosse sviluppata, lui al di sotto della fortezza da basso ci sono una serie di gallerie che servivano per controbattere l'attività di mina del nemico. Come facevano gli assedianti a distruggere una fortezza di questo tipo? Praticamente si scavava come le talpe, si scavavano grandi gallerie, si arrivava sotto, si riempivano, operazione pericolosissima, si riempivano di polvere nera, si faceva esplodere e cose. Come si controbatteva? Con delle gallerie da mina, quindi si facevano altre gallerie che potessero intercettare quelli che arrivavano. Ebbene, questa è la famosa storia poi che tutti conosciamo, quella di Pietro Micca nell'assedio di Torino nel 1706. Comunque, vi volevo far vedere la forma della fortezza da basso, e vi voglio ora far vedere, siamo nel 1537, e vi voglio far vedere la forma di una fortezza austriaca del 1850, la fortezza del 1852, la fortezza di Chievo, notate le similitudini. Ecco, guardate, praticamente diventa tozza, spessa, ed è capace di resistere ai colpi. Inoltre, nella fortificazione alla moderna si utilizza tantissimo il mattone, perché il mattone si può utilizzare in grandi quantità, si possono creare grandi spessori e soprattutto presenta un certo tipo di elasticità. Nel tempo, quindi, dalla fortezza, un'altra delle innovazioni portate dai fratelli Sangallo, dai Sangallo in genere, è il fronte bastionato. Praticamente loro fanno fare un passo avanti alla fortificazione. La fortificazione non è più vista solo come elemento, vediamo se riusciamo a trovarlo qua, ecco, non è vista soltanto come elemento isolato di difesa e di proiezione di forza. No, prima della fortezza è necessario, per diminuire l'efficacia dell'assediante, creare un sistema complesso di lavori di terra che praticamente facciano in modo che le armi da fuoco dell'assediante non creino danno alla fortezza. E quindi si crea un cosiddetto fronte bastionato, che prevede una pendenza del terreno, un terrapieno che viene chiamato scarpa, con una certa inclinazione, in modo che il cannone messo qua non possa colpire coloro che si difendono, e poi una serie di fossate e tutto il resto. E l'evoluzione successiva di questo tipo di fortificazione qual è? Il Laparelli fa una grande alla Valletta fa fare un passo in avanti eccezionale all'architettura militare. Praticamente quando lui si confronta, viene mandato lì da Pio IV per aiutare Jean de La Valette, il gran maestro dei cavalieri di Malta, che era sopravvissuto a un attacco degli ottomani abbastanza notevole. Praticamente lui, facendo la ricognizione, capisce che la cosa migliore da fare è ricostruire la città. Ma lui non pensa a ricostruire soltanto un forte, ma lui pensa a costruire una città che sia fortificata. Bene, questo concetto di città fortificata poi diventerà il concetto principe che sarà sposato dai francesi di Luigi XIV, che poi saranno diretti in maniera eccezionale dal grande Vauban dal 1650 in poi, e che vede una delle realizzazioni più splendide che ci è arrivata fino ad oggi nella città di Palmanova, la famosa città di Palmanova, dove le fortificazioni sono state continuamente aggiornate fino a Napoleone. Il grande cambiamento di Napoleone è quello che Napoleone, praticamente vedendo la forza delle fortezze, decide di, laddove è possibile, lui le supera e fa delle grandi battaglie. Però l'evoluzione tecnica, la fortificazione si evolve in funzione dell'offesa, l'evoluzione tecnica delle armi è enorme, e quindi automaticamente cosa succede? Per diminuire l'efficacia delle armi,
le strutture militari si devono sempre più abbassare, sempre più abbassare. Bene, uno dei passaggi di questo abbassamento si ha praticamente quando già durante la guerra di secessione americana, nella parte finale della guerra di secessione americana, praticamente è necessario creare, per evitare che il nemico, superando delle piazzaforti, le faccia cadere e distrugga le forze avversarie attraverso campi aperti, praticamente cosa succede? Bisogna fare, ed evitare quindi quello che faceva Napoleone, bisogna fare dei campi trincerati lunghissimi. Ebbene, si fanno le trincee, ma questo però, le capacità tecniche arriveranno solamente nel 1860, tant'è vero che nella fase finale della guerra di secessione americana, nell'assedio di Petersburg, 1864-1865, praticamente noi vediamo queste sono trincee dell'assedio di Petersburg 1864 e queste sono le trincee della Grande Guerra. Poi nel 1862-1882 viene perfezionata la mitragliatrice insieme con il filo spinato, che viene inventato nel 1877, entrambi da americani, praticamente determineranno nella Seconda Guerra Mondiale lo stallo delle trincee, finché non arriverà un qualcosa di nuovo, che sarà il carro armato. I primi esperimenti di carro armato nel 1916 non sono eccezionali, però di fatto il carro armato, la tecnologia aumenta e rende inutili le trincee. Ma siccome il pensiero militare, e ci mette tempo a percepire le novità tecnologiche, e allora ancora tra le due guerre i francesi costruiranno la linea Maginot, e nella linea Maginot cosa faranno? E praticamente creeranno delle grandi trincee, delle grandi trincee organizzate, strutturate, ma tutte sottoterra, e quindi automaticamente un enorme campo trincerato, che però l'evoluzione tecnica far capire che erano inservibili. Pensate quanti danari spesi per non arrivare. Nella Seconda Guerra Mondiale la tecnologia aumenta non soltanto nell'ambito delle armi, non soltanto nell'ambito dei cannoni, ma anche nella polvere da sparo. La polvere ormai non fa più fumo e quindi si possono creare dei bunker che sono delle grandi strutture completamente chiuse in calcestruzzo, in cemento armato, che sono in grado di resistere ai colpi addirittura diretti degli avversari e possono sparare, perché fondamentalmente non ci sono problemi all'interno per coloro che... Benissimo. Abbiamo quasi completato, dai bunker si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Guerra Fredda, la paura nucleare. L'Italia ha un solo bunker che è stato sviluppato e che è stato adibito anche a questioni antinucleari, ma che ora è stato dismesso, che era il bunker di Soratte, vicino Roma. È visitabile ed è interessantissimo. Per quanto riguarda il futuro, abbiamo chiuso. Per quanto riguarda il futuro, l'eterna sfida tra difesa e offesa non è conclusa, ma è in continua evoluzione, ma purtroppo secondo linee di sviluppo che, seppur prevedibili, non sono mai completamente identificabili. Ho terminato e vi ringrazio. Approfittiamo del tempo che abbiamo guadagnato, ma effettivamente qualche domanda devo fare. Ma visitare questo Monte Soratte, sì, effettivamente è una cosa fattibile, interessante, sì. Bisogna organizzare una volta qualcosa. È non solo fattibile, interessantissimo, perché avevano strutturato il bunker. Io l'ho visitato chiaramente in un convegno similare a questo, avevano strutturato il bunker affinché ospitasse in caso di attacco nucleare le autorità statuali italiane, sia militari che civili. Quindi è interessante andare a vedere gli spazi, che vi assicuro sono molto limitati, e la struttura in sé.
Però c'è, se uno va su internet, Soratte, c'è un'associazione che tiene si occupa di queste visite, quindi è visitabile. Ma attualmente, senza darci l'indirizzo, perché non si può saperlo, ma comunque ci sarà un bunker effettivo per il capo del governo, per il Presidente della Repubblica? Non immagino. Sono in grado di rispondere. La risposta è evidente, non sono in grado di rispondere. Magari a San Pietro, ma questo... diciamo. Grazie mille, grazie a voi. E approfitto un attimo per porgere un saluto al Marchese Francesco D'Ayala Valva, che è il delegato di Firenze del Sovrano Militare Ordine di Malta. Se ci vuol fare un saluto velocissimo, volentieri. No, ma infatti è il bello della diretta. Anche perché ho sentito parlare di Lafarelli, se non sbaglio, può essere? Sì, sì, è vero. Buongiorno a tutti. Chiamato in causa, non posso scappare, quindi volentieri due parole me le invento. Io rappresento, ho l'onore di rappresentare qui in questo convegno interessantissimo l'Ordine di Malta, che non credo abbia bisogno di presentazioni, visto che è conosciuto in tutto il mondo, ordine per il quale l'architetto Lafarelli è andato a lavorare alla Valletta dopo, come diceva il professor Cipriani, il generale comandante dell'Istituto Geografico Militare, dopo la distruzione portata dal grande assedio delle truppe ottomane che avevano raso al suolo praticamente l'isola, che si era difesa strenuamente durante un attacco durato molti mesi. La cosa curiosa, forse che è quella che mi tocca più personalmente, è che in qualche maniera anch'io discendo per parte materna dalla famiglia Lafarelli, perché la famiglia Lafarelli, come diceva la dottoressa Rocchini, si era tripartita in tre principali rami. Uno di questi è quello appunto a cui apparteneva la mia bisavola, che ho conosciuto bene perché è deceduta negli anni 60 quando io ero un ragazzino, e ho nella testa ancora tanti ricordi di Cortona e dei racconti che ci faceva. Quindi mi è particolarmente gradito essere qui in una veste duplice, una più ufficiale per rappresentare l'Ordine di Malta, ma un'altra più familiare, più personale, ecco, come discendente per via femminile di questa famiglia. Bene, grazie mille. C'è una cronaca di un tempo che racconta che c'era qualcuno che si era fermato in Piazza Pitti a Firenze, pare davanti al Palazzo Lafarelli, perché non può essere diversamente. Poi se fosse Francesco, se fosse un altro, questo non lo possiamo sapere, e che osservando di fronte a lui ha ideato un qualcosa che è rimasto ancora oggi. Quindi c'è un qualche aneddoto interessante che può essere utile per tutti. Se ce lo racconta la professoressa Ferretti, buongiorno. Professoressa Ferretti del Dipartimento di Architettura dell'Università, a Firenze, con un curriculum estremamente lungo, se mi licenzia di leggerlo, mi fa una gentilezza, certo. Poi lo mettiamo agli atti. Tanto mi conoscono. Esatto, conosciutissima la professoressa Ferretti. Allora, grazie a tutti, grazie a chi ha organizzato questa doppia giornata, grazie ai colleghi, professor Matracchi, grazie a Sandro Addario e alle istituzioni. Allora, il compito di portarvi su una strada leggermente diversa, ma penso altrettanto importante, che rivela la ricchezza delle carte Lafarelli, da cui proviene questo disegno. Vediamo se si riesce ad andare avanti.
Sì, questa qui, esatto. Puntano verso la... No, là. Qua, perfetto. Questo disegno dall'apparenza molto naif, ma che senza... come dire, rischiare di dire delle esagerazioni, quindi usare dei termini mirabolanti, rappresenta un documento di estremo interesse per la storia dell'architettura del tardo Rinascimento, non soltanto a livello italiano, ma diciamo europeo, perché raffigura appunto il fronte di Palazzo Pitti negli anni 90 del Cinquecento. Questo foglio, che ha un recto e un verso, come vedete, è una straordinaria rappresentazione della fabbrica di Palazzo Pitti, che nel 1594 diventava la Reggia Medicea, perché il Granduca Ferdinando I trasferiva la sede della corte da Palazzo Vecchio appunto a Palazzo Pitti, che era stato acquistato dalla madre di Ferdinando, la Granduchessa Eleonora di Toledo, la Duchessa, scusate, perché Granduchessa non avrebbe fatto in tempo a diventare, nel 1550. Questo disegno ha quindi una, come dire, grafica piuttosto elementare, e questo ci fa supporre che sia stato non un architetto, comunque non un artista a delinearlo, ma fornisce una serie di informazioni interessanti sia nelle didascalie che compaiono nell'immagine disegnata, ma soprattutto nel testo scritto che compare nel verso. Allora, cos'è che è interessante? Perché in questo disegno è come se fosse un dialogo a distanza fra l'anonimo estensore e un membro della famiglia Pitti, in questo caso. Questo anonimo estensore ha delineato questo interessantissimo documento, verosimilmente, diciamo con una certa sicurezza, da Palazzo Laparelli Pitti, che come vedete è in una posizione fondamentale, cioè fronteggia la Reggia Medicea, e quindi è come se dalla finestra di questo palazzo l'anonimo estensore scrivesse a un membro della famiglia cosa stava vedendo e che cosa stava succedendo alla fine del Cinquecento, appunto quando Palazzo Pitti assume una nuova centralità, perché come sede della Reggia diventa un vero e proprio laboratorio artistico e architettonico, con interventi significativi sia all'interno che nella parte del giardino retrostante, il famosissimo giardino di Boboli. Questo disegno non è una scoperta di chi vi parla, naturalmente, ma è stato reso noto in una straordinaria stagione, cioè le celebrazioni brunelleschiane del 1977, quando anche francobolli furono appunto emessi per celebrare il sesto centenario della nascita, e anche ad esempio luoghi periferici come San Marino vollero dedicare a Brunelleschi il conio di una moneta. Cosa c'entra Palazzo Pitti con Brunelleschi e perché ritornano questi studi? Perché appunto Vasari, nella vita di Brunelleschi, attribuisce Palazzo Pitti al grande architetto fiorentino. E grandi mostre furono realizzate in quel momento, fra cui mi piace ricordare questa al chiostro di Santa Maria Novella, dove furono rievocati con strumenti allora all'avanguardia appunto le epiche e gesta dell'architetto fiorentino. E nell'ambito di queste appunto celebrazioni ci fu anche un importantissimo convegno che ha poi avuto un esito fondamentale in questi due volumi veramente ricchissimi di contributi e di scoperte, che ancora oggi rappresentano a distanza di 43 anni una straordinaria fonte per tutti gli studi brunelleschiani e non solo. E appunto nel secondo volume di questi imponenti atti, si parla di quasi 1000 pagine fra i due tomi, le due architette della soprintendenza che avevano in carico Palazzo Pitti, proprio nell'ottica di motivare, di dare forza all'attribuzione vasariana di Brunelleschi per il cantiere di Palazzo Pitti, compiono uno studio esteso, molto articolato, molto ricco, pieno di documenti inediti relativi alle fasi costruttive, agli espropri e alle demolizioni che Luca Pitti fece anche per realizzare la piazza davanti al palazzo,
però trovano anche, come dire, modo di pubblicare questo fondamentale documento, che oggi possiamo vedere purtroppo soltanto in fotografia, in una fotografia che comunque si trova depositata presso l'archivio della Soprintendenza ai Monumenti di Firenze ed è anche segnalata nella scheda della Soprintendenza Archivistica per la Toscana relativa alle carte Laparelli Pitti. Quindi è un disegno che è noto agli studiosi, ma che ha anche necessità di essere di nuovo studiato e valorizzato proprio per le informazioni che esso contiene. A livello, diciamo così, iconografico, possiamo dire che il disegno sul recto è una delle poche testimonianze iconografiche della fabbrica alla fine del Cinquecento. Qui ve le ho raccolte. Abbiamo questa straordinaria veduta, quella sulla sinistra in alto, che si trova a Villa Lante e che testimonia l'assetto del palazzo prima degli ampliamenti di Cosimo I e quindi di Ammannati. Poi abbiamo questa veduta sempre degli anni 60 di Van Cleef, il famoso dipinto di Allori che ci mostra appunto l'assetto del palazzo negli anni 1570 circa, la veduta di Buonsignori, questo disegno anonimo che si trova agli Uffizi, e poi la famosissima lunetta del Lutens. Comunque, in una serie di immagini che si contano, come vedete, sulle dita di due mani, abbiamo e dobbiamo inserire anche questo nostro disegno che proviene dalle carte Laparelli Pitti. Quindi, a dimostrare che nella scarsezza di documentazione iconografica sulla Reggia Medicea nella seconda metà del Cinquecento, questo disegno rappresenta un caposaldo fondamentale. Ma, vi dicevo, è importante non soltanto nella sua ingenuità grafica, ma soprattutto per le informazioni che dà e anche per, come dire, rivela anche la percezione che un contemporaneo del Granduca Ferdinando poteva avere di questa fabbrica. Interessantissime sono le notazioni che l'anonimo estensore dà sulla piazza, che come vedete in questa immagine al momento alla fine del Cinquecento era molto più piccola, sarebbe stata poi ampliata in queste dimensioni a partire dal 1616 circa per arrivare appunto progressivamente alla dimensione attuale, ma quando viene delineato questo disegno la piazza è ancora quella quattrocentesca, corrispondente appunto ai sette assi finestrati della facciata, che avrebbe anche questa seguito le dimensioni della piazza con ampliamenti che ridefiniscono l'immagine della Reggia, mantenendo però fissa il partito architettonico quattrocentesco. Questo nella parte del verso, dove ci sono tutte quelle quella grande didascalia, diciamo, si dà notizia con precisione anche del dislivello della piazza, 10 braccia, quindi è certamente un estensore che non è un artista, un architetto, ma ha una piena consapevolezza di quelle che sono le dimensioni e gli aspetti metrici dell'architettura. Infatti, appunto, dà con estrema puntualità notizia che questa piazza davanti al Palazzo Pitti e davanti anche al Palazzo Laparelli, che vedete in questa immagine, non è piana, ma ha un dislivello consistente. 10 braccia sono circa 5 metri, essendo la distanza relativa limitata, capite bene che è un dislivello consistente. E poi dà anche la dimensione della piazza, dice che la piazza è 100 braccia per lato, una piazza quadrata che, vi ricordo, è stata realizzata da Luca Pitti appunto negli anni 50 del 400 proprio per valorizzare la monumentalità della facciata della sua nuova dimora. Quindi è un caso di grandissima importanza, che poi diventerà un topos dell'architettura del Rinascimento, cioè quello di creare un vuoto artificiale, una piazza appositamente delineata, distruggendo numerosi edifici, con il solo scopo di creare un vuoto che possa creare quindi la distanza giusta e valorizzare quindi la straordinaria monumentalità dell'edificio con cui si confronta lo spazio della piazza.
Altre informazioni che provengono da questo importantissimo documento sono le indicazioni sul momento in cui i tre grandi portali quattrocenteschi, scusate, i due grandi portali quattrocenteschi a fianco di quello centrale vengono chiusi con le finestre inginocchiate di Bartolomeo Ammannati. La didascalia descrive questo passaggio che, diciamo così, era stato già individuato sulla base dei pagamenti nelle fabbriche medicee al 1582, ma in realtà questa fonte ribadisce e rafforza come questo nuovo elemento che qualifica la facciata sia percepito come straordinario, come del resto lo è. Siamo di fronte a un'arcata che è alta circa 8 metri. Del resto, questa straordinaria monumentalità del palazzo è sempre stata evidenziata dalle fonti, sia quattrocentesche che cinquecentesche. Vasari, quando parla di Palazzo Pitti, proprio dalle misure anche lui del palazzo, sia in altezza che in larghezza, ma sottolinea proprio la grandiosità di queste finestre, che sono finestre portali che hanno una dimensione ciclopica. Ma altro dato importante che questo disegno, e vado a concludere, va a raccontare è la terminazione del corridoio vasariano. Quindi sappiamo che il corridoio vasariano viene realizzato da Cosimo I, ma l'ultimo tratto, quello che dalla Grotta Grande di Boboli arriva a Palazzo Pitti, lo vedete segnalato nel disegno, viene realizzato appunto sotto Ferdinando I. E quindi questo documento ancora una volta si interseca con la grande storia della Firenze tardo cinquecentesca. Ultima notazione, perché il tempo stringe, il discorso che viene fatto dal nostro estensore, lo vedete sulla destra, in quella lunga didascalia, dove si dice che questo palazzo è così grandioso che è un palazzo per abitare di un imperatore. Quindi viene sottolineata questo carattere imperiale, ma nel senso di architettura che dialoga con l'antico e con la magnificenza della Roma imperiale. Questo topos di Palazzo Pitti come residenza che guarda all'antico e che rievoca la grandiosità degli edifici romani è un topos che nasce già nel 400. In particolare c'è questo sonetto, ma se ne potrebbero citare altri dei fonti degli anni 70 del 400 di ambito Lorenzo il Magnifico, dove il Palazzo Pitti viene paragonato a un'antichità, a una rovina antica, a un'architettura costruita addirittura dai Cesari. Del resto, e veramente vado a chiudere, il mugnato di Palazzo Pitti evoca il muro dei fori, il muro che separava i fori dalla Suburra e soprattutto l'arco dei Pantani, che alla fine del 400 e per buona parte del 500 era considerato, scorrettamente naturalmente, era considerato come parte del palazzo di Nerva, quindi come parte, come sopravvivenza, come testimonianza della grandiosità del palazzo, di un palazzo imperiale. Ma ancora, come vedete bene, questo è Palazzo Pitti in una veduta del Cinquecento, e questo è un disegno di primo Cinquecento del Palatino, le arcate di Palazzo Pitti evocano le sostruzioni del Palatino. Quindi in questo palazzo, fin dal 400, si riconosce un legame fortissimo con l'antichità che ancora in questo disegno proveniente appunto dall'archivio Laparelli Pitti viene enfatizzato e valorizzato come segno distintivo di questa straordinaria architettura. Pertanto, concludendo, la posizione del Palazzo Laparelli, che è un palazzo diciamo certamente di grande interesse, che ancora deve essere studiato nel dettaglio, in questa nostra vicenda diventa una sorta di finestra, no? Sia reale che ideale, da cui si è affacciato questo nostro anonimo estensore per regalarci una sorta di fotografia istantanea di questa reggia che proprio alla fine degli anni 90 stava trasformandosi e aumentando ancora la propria importanza nel contesto urbano e non solo. Vi ringrazio. Grazie mille, professoressa Ferretti, sono sempre cose interessanti, anche per chi non è un tecnico, anche per chi
ha piacere di conoscere cose sempre nuove, anche a Firenze soprattutto, nella propria città. Mi fa piacere annunciare che è appena arrivato con noi l'ambasciatore di Malta in Italia, Sua Eccellenza Carme Vassallo. Bene, grazie. Avremo modo in questi giorni, appunto, di incontrarci meglio, poi quando avrà anche il suo intervento, Eccellenza. Grazie intanto per essere con noi. Beh, è arrivato nel momento giusto, perché è il momento in cui parleranno i ragazzi dell'Istituto Tecnico Economico Francesco Laparelli. Quindi è il momento dei giovani. È il momento più importante. Vorrei innanzitutto che si alzassero tutti in piedi i ragazzi dell'Istituto Tecnico Laparelli. Quanti sono? Forza, forza, vogliamo vederli. E che sono accompagnati dalla professoressa Beatrice Capecchi, c'è? Eccola, mi scusi, non l'avevo inquadrata lì dentro, professoressa. Prego anche l'assessore Spensierati di potersi avvicinare, l'assessore alla cultura, si chiama così, l'assessore all'istruzione. Mi dispiace, ma lei non può stare con la mascherina, deve stare senza, per forza, anche se è a distanza, ma bisogna che non stia la mascherina. È un momento importante perché ci sono questi giovani che su Francesco Laparelli, oltre a vederselo scritto tutti i giorni sull'insegna di scuola quando entrano, ci battono la testa e dice: ma chi è? Poi alla fine l'avete imparato bene chi è Francesco Laparelli. Hanno lavorato, ecco, altri studenti che stanno entrando. Forza, forza, vi stiamo aspettando. È dall'inizio di quest'anno che hanno iniziato a pensare a un qualcosa per questi anniversari, per l'anniversario anche del 50° anno dell'autonomia della vostra scuola. Passerei la parola prima alla preside e poi vi faremo due domande a voi, ma voi mettetevi con calma, state tranquilli, tocca a voi. Prego, professoressa. Allora, innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale, l'Accademia Etrusca e tutti gli organizzatori di questo bellissimo convegno che sicuramente rimarrà nella memoria dei nostri ragazzi, anche perché ha ampliato quelle che sono le loro conoscenze, di cui appunto vi faranno vedere oggi quello che hanno appreso. Sicuramente amplieranno le loro conoscenze su Laparelli, su colui che dà il nome alla nostra scuola. Quindi grazie, perché davvero è stato molto interessante, a partire dalla lezione del professor Cipriani, che mi ha colpito veramente tanto. Quindi grazie, perché appunto in particolare voglio dire che l'amministrazione e l'Accademia sono molto vicini alle nostre scuole, sono veramente di supporto. Noi ci inseriamo anche perché il nostro istituto quest'anno festeggia il 50° anniversario, come diceva a Dario, il 50° anniversario dell'autonomia scolastica. Cosa vuol dire cinquantenario dell'autonomia? Perché comunque la scuola Laparelli era sorta prima, esisteva da prima, ma era una sede distaccata di un istituto aretino,
e quindi da 50 anni invece ha la propria autonomia su Cortona, e è stata una scuola che ha fatto veramente molto anche per il territorio, perché sono usciti dai ragazzi che hanno contribuito all'economia del territorio, quindi adesso si chiama Istituto Tecnico Economico, ma è molto conosciuta come la ex ragioneria. E quindi noi abbiamo iniziato tutta una serie di festeggiamenti che si concludono e si uniscono praticamente con il 500° anniversario di Laparelli. Io devo dire che sono oggi particolarmente emozionata in questo convegno. Quando sono arrivata e ho cominciato a sentire la lezione del professor Cipriani, della nostra Patrizia Rocchini, veramente ho detto: ma quanto siamo fortunati ad abitare a Cortona, ma quanti bei personaggi rappresentano le nostre radici. Se noi pensiamo che il nostro istituto è intitolato a tre grandi di Cortona, Luca Signorelli, Severini e il grande Laparelli. Per cui essere qui oggi veramente ci onora, e purtroppo è il mio che suona sempre e magari è qualcuno della scuola che ha bisogno. È davvero, siamo orgogliosi di vivere a Cortona e siamo veramente onorati oggi a partecipare a questo convegno, perché appunto ci parla di Laparelli che noi sentiamo parte della nostra comunità scolastica, proprio perché appunto i nostri ragazzi vivono all'interno di Palazzo Laparelli quotidianamente. E ci fa appunto onore che la scuola sia intitolata a questo, che è uno dei personaggi che hanno fatto la ricchezza, la conoscenza, la bellezza di Cortona. Bene, grazie. Grazie. Invertendo un attimo i fattori, il prodotto non cambia, dicono. Sempre in tema dell'Istituto Laparelli, passiamo a un momento particolarmente importante. È la premiazione che viene data, però non sarò io a spiegarlo, a un'alunna particolarmente meritevole. È la terza edizione di un premio speciale di cui vorrei parlasse l'assessore Spensierati. Prego. Buongiorno a tutti. Si sente? Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Allora, oggi siamo alla terza edizione della borsa di studio Katia Ridolfi, promossa dall'ITE Laparelli e donata dalla famiglia Ridolfi in memoria della professoressa Ridolfi, che ha dedicato tutta la sua attività di insegnante con passione e dedizione all'insegnamento della matematica. La borsa di studio sarà donata allo studente, alla studentessa in questo caso, che nei 5 anni del corso di studi ha ottenuto la media aritmetica più alta sulla materia della matematica. Concedetemi un piccolo, diciamo, discorso. Questa borsa di studio mi onora, ne sono felice di donarla e di presentarla io per più ragioni. La prima, forse la più importante, è che il messaggio di una borsa di studio è un messaggio molto importante a livello educativo, perché sprona gli studenti a far bene, perché tutti gli studenti, secondo me, devono mantenere saldo come un valore inscalfibile il valore della meritocrazia. Pertanto questo è un simbolo che va ad aiutare e a, come dire,
rafforzare quella che è la meritocrazia. Chi è bravo, quindi chi si impegna, chi ha capacità, ognuno chiaramente nel proprio settore, nelle proprie competenze, è giusto che venga premiato. Quindi questa è la prima cosa. La seconda, concedetemi, perché secondo me la matematica è forse la materia più bella che esista. E, insomma, se, non c'è solo una matematica. Sì, però tra le più importanti, a mio avviso, io sono un ingegnere e ho sempre adorato la matematica, perché la matematica è alla base del mondo. Tutto quello che noi vediamo di fisico è matematica, è tutto quello che noi possiamo toccare, è possibile decodificarlo con una funzione matematica. Basti pensare che un volume di una forma anche complessa può essere descritto in maniera chiusa con un integrale a tre variabili, che sono le tre componenti dello spazio. Quindi diciamo che la matematica, anche non volendo, ci accompagna quotidianamente in ogni nostra azione. E la conoscenza, e non parlo della matematica inteso come un insieme d'accozzaglia di numeri che devono tornare, chiaramente. La matematica ha un valore che, se quello puro, quello più alto, rasenta il filosofico, possiamo dire, perché declinata nella geometria, nella fisica e nella chimica, è veramente la base di tutto. Se noi siamo qui oggi in questo bellissimo spazio, in queste condizioni di benessere, possiamo dirlo senza problemi, è perché alla base c'è stata un'evoluzione, l'evoluzione che si basa sulla conoscenza sempre più approfondita della matematica, che porta poi a nuove scoperte scientifiche, tecnologiche, mediche. E questo concetto si sposa benissimo con l'argomento di oggi, perché l'architetto Laparelli, che probabilmente oggi sarebbe declinato come ingegnere, al tempo non c'era, diciamo, la differenza tra architetto e ingegnere, è chiaro che tutte le sue costruzioni, i manufatti, le fortificazioni, se ad oggi possono essere ammirate, è perché si basano su equilibri di geometrie, di carichi, di forme, di volumi, che si basano su regole matematiche. Pertanto ora potrei parlare all'infinito, perché mi appassiona particolarmente l'argomento. Si sente la passione che sta montando. Quindi concludo ringraziando davvero di cuore Lite Laparelli, ma in particolare la famiglia Ridolfi, per questa bellissima iniziativa e per appunto il messaggio verso gli studenti. Quindi ragazzi, credete nelle vostre capacità, credete di riuscire a farcela nella vita e studiate la matematica. Bene, allora farei salire sul palco il rappresentante della famiglia Ridolfi, che deve concedere il premio, e poi da ultimo facciamo salire il vincitore, questa è sempre la sorpresa. Il dottor Alessandro Palmerini. Allora, buongiorno a tutti. Venga qui. Vi ringrazio tutti, gli organizzatori, la preside, per questo ricordo di Katia. Questo posso dire, è ancora fresca la cosa. Vabbè, c'è un po' d'emozione. Prego. E soprattutto ringrazio gli studenti. Sì, vabbè. Grazie. Comunque vedo impegno da parte loro e quindi li sprono ancora a fare di meglio. Questo è il terzo anno che viene dato il premio, il terzo del trentesimo, poi ce ne saranno altri 27 almeno, mi pare, d'aver sentito, vero? Due programmati e poi vedremo. Ce lo vuole dire lei il nome di chi vince quest'anno? Allora, Ghezzi Alice. Ah, aspetta, venga qua prima, complimenti innanzitutto da parte di tutti. E una parola sola, chi è Ghezzi Alice?
Salve a tutti, Grazia Alice è una studentessa, è stata una studentessa dell'Istituto Tecnico Economico. È sempre studentessa del Tecnico Economico, non sono mai gli ex. Ok, e, attualmente sto studiando, ho iniziato l'Università di Economia e Commercio all'Università di Siena. E quindi con che obiettivi per adesso? C'ha già qualche idea per il futuro? È dura, ma comunque intanto sì. Ci proviamo. Sì, tanto studiamo. Ma vince questo premio perché lei ha avuto una media costante, ci spieghi un po', diciamo così, la passione per la matematica e quindi anche, diciamo, tutti i voti che ha avuto, diciamo, immagino saranno stati il massimo probabilmente. Sì, all'inizio in realtà il primo compito con la professoressa Ridolfi presi 6,5. Poi sono migliorata, mi sono impegnata tanto e mi piace la matematica e mi riesce anche, quindi. Vabbè, però comunque con lo studio ovviamente. Anzi, se avesse avuto 8 subito non si impegnava, avendo preso meno si è impegnata di più. Forse sì. No, infatti bisogna sempre partire dal basso per crescere. Bene, figlia unica, fratelli, sorelle? Figlia unica. Figlia unica, ci sono presenti i genitori, immagino, sì, facciamo un applauso ai genitori laggiù. Si alzino in piedi. Passiamo alla consegna, per carità questo è ambito vostro, il signor Palmerini insieme all'assessore. Mi raccomando, di là per cortesia le fotografie, per gentilezza. Un bel sorriso, eh. E anche lei, preside, perché si è nascosta? Complimenti ancora. E che questa sia la prima di tante borse di studio, mi raccomando. Grazie di nuovo. E non perdiamo di vista l'Istituto Laparelli. Vedete qua. Dunque, abbiamo... un attimo. Ecco. Belli, larghi gli assemblamenti, non piacciono mai. Fatevi vedere bene dalla telecamera. Abbiamo... Mi sembra... Ti chiami Gabriele, se non ricordo male. Un microfono per questi giovani... Ah no, vabbè, è lo stesso, se la facciamo parlare lì, va bene. E voi cosa ci presentate oggi? Gabriele, comincia a te. Ok, oggi vi presentiamo i lavori che abbiamo appunto fatto l'anno scorso per Francesco Laparelli. E questi lavori sono stati fatti appunto dalla classe attuale quarta B, quindi terza B dell'anno scorso, e in questo progetto abbiamo messo noi stessi perché è stato divertente, interessante, ma anche difficile, allo stesso tempo difficile. Certo, se è tutto facile non conviene fare le cose difficili. E comunque no, ci siamo divertiti e abbiamo imparato molto da questo progetto. È stato il primo progetto, il progetto più grosso che abbiamo fatto noi di questa classe per appunto il cinquecentenario di Francesco Laparelli. E appunto questo. E avete cominciato quando a lavorarci? Abbiamo cominciato a marzo dell'anno scorso
L'anno scorso 2020, no? 2021. No, 2021, sì, scusi. Nel 2021, sì. Mi sembrava un po' tanto, va bene andare lenti, ma insomma. Sì, l'anno scolastico 2020-2021. Certo. E, abbiamo iniziato a marzo e abbiamo concluso a fine maggio. Ah, quindi è un impegno che vi ha portato via sicuramente tante ore di sonno anche probabilmente. Sì, e sì. Che quindi vi ha consentito di poter sviluppare ancora di più il vostro interesse per la vostra scuola e per il nome che c'è scritto sul cartello della scuola. Sì. Ma in pratica quindi che cosa avete fatto? Prego, facciamolo dire. Scusa un secondo. Abbiamo Leonardo. Ah, scusa Leonardo. Abbiamo realizzato un video e questo video è stato fatto interamente dalla classe 4B dell'Istituto Tecnico Economico Francesco Laparelli. È stato molto interessante approfondire i palazzi relativi a questo celebre architetto e i tempi sono stati un po' ridotti e a causa di questo abbiamo dovuto accelerare il montaggio video. E... Bene, quindi a questo punto direi che lo possiamo far vedere il video, sì. Perché se c'è un video e poi c'è un'altra cosa che avete fatto. Sì. Che cosa? L'ebook. Abbiamo fatto sia il video che l'ebook. Quindi un qualcosa è sempre sulla parete. Sì. Se la regia può mandare in onda il video. Laparelli è una tra le più importanti famiglie cortonesi. Un registro della nobiltà italiana del 1928 si riferisce che ottennero le principali cariche politiche sin dal 400. Infatti erano iscritti a questo registro come patrizi cortonesi. Nell'archivio comunale questo palazzo è rappresentato come uno dei beni della famiglia Laparelli, adesso sede dell'Istituto Tecnico Economico. In antichità era di 900 scudi, quindi si può constatare che sia stata una casa di valore. Quando questo palazzo era proprietà di Francesco, confinava con quello di una Sernini, mentre quando passa al nipote, questo palazzo, appunto proprietà dei Laparelli, accorpa anche quello della Sernini. Sulle origini della famiglia vi sono due versioni. La prima, quella di Tommaso Braccioli, ci riferisce che Lapo, cameriere di Francia, Luigi Nonno, si trasferì a Cortona intorno al 1250, mentre Rinaldo Baldelli si riferisce che i Laparelli erano degli osti cortonesi che in un tempo non ben precisato ospitarono un vescovo francese diretto a Roma che morente lasciò tutti i suoi denari all'oste Lapo. Le versioni ci testimoniano il legame dei Laparelli con la Francia, testimoniato anche nello stemma dal gioiello francese, e il legame dei Laparelli con le osterie. Varie fonti, infatti, ci testimoniano che nel 500 i Laparelli erano i proprietari delle più importanti osterie cortonesi. Entrambe le versioni ci dicono che i Laparelli non avevano origini nobili. Molti sono i misteri che ruotano intorno alla famiglia Laparelli. Il primo riguarda uno stemma. In seguito ai lavori di ristrutturazione è stato rinvenuto uno stemma con le tre mezze lune che non ha nessun legame con la famiglia Laparelli. Infatti, nello stemma della Parelli è presente il giglio francese, simile a quello fiorentino, presente in molte famiglie nobiliari del 400. Quindi è possibile che lo stemma con le tre mezze lune sia riconducibile alla ricca famiglia della Tarla, in cui proveniva la nonna materna di Francesco. Questo stemma, oltre all'interno della corte di palazzo, si trova su vicolo Palei ed è molto simile a quello presente nel cortile di Palazzo Casali, appartenente alla famiglia Strozzi. Palazzo Laparelli si estende in via Maffei, una delle vie più importanti di Cortona. L'edificio cinquecentesco nasce dall'accorpamento di più case monocellulari risalente al Medioevo. L'ingresso principale è spostato sulla sinistra, a differenza dei tipici palazzi cortonesi dove l'ingresso si trova al centro dell'abitazione. L'edificio è in pietra, ma interamente intonacato, presenta pochi elementi decorativi, cornici lisci ed avanzali in pietra alle finestre. Nel portone principale, ad arco a chiave di volta, probabilmente era inserita uno stemma. Palazzo Laparelli si dispone su tre piani principali, più il sotterraneo e il lucernario. Questo è il cortile, dove troviamo il muro risalente all'epoca medievale, in quanto il palazzo risulta essere un accorpamento di più case mononucleari precedenti.
Alla nostra destra si nota la presenza di una finestrella utilizzata per il passaggio di viveri durante i periodi di pestilenza. Da questa porta si accede ai sotterranei, i quali servivano come rimesse di cereali e viveri. In questo piano si pensa che sostassero i cavalli che potevano entrare direttamente nell'edificio. Il primo piano è il piano nobiliare, caratterizzato da numerosi affreschi e da stanze ampie impiegate per ricevimenti durante la giornata. Il secondo piano è il reparto notte. Il terzo piano ospita le stanze della servitù con camere ridotte e poco decorate. La servitù era disposta all'ultimo piano perché in caso di incendio erano gli ultimi ad uscire. Infine troviamo un lucernario utilizzato come soffitto. Passiamo infine alla descrizione degli affreschi di questo palazzo. Partendo dal portone principale d'ingresso possiamo trovare lo scudetto della famiglia Laparelli, che è costituito da due colori con un campo bicolore, giallo e blu, e la parte inferiore a righe verticali sottostanti il giglio di Francia. Questo stemma si dice appartenesse al casato di Lorena, che venne poi successivamente adottato dalla famiglia dei Medici come simbolo, che erano signori di Firenze. La prima statua rappresenta un filosofo che con la mano sinistra facendo di fermarsi e di ascoltare, mentre invece con la mano destra tiene in mano un foglio. Questo significa che dovrà leggerne il contenuto. L'iconografia e lo stile rappresentato sono riconducibili ai canoni rinascimentali, legati senza dubbio alla rivoluzione michelangiolesca, mentre invece per quanto riguarda l'innovazione e l'interpretazione dei canoni estetici sono riconducibili all'arte classica greco-romana. Alla nostra sinistra possiamo trovare invece la seconda statua, che secondo il concetto classico potrebbe ispirarsi a una dea protettrice delle arti, della musica, della scrittura e della pittura. In mano potrebbe tenere una fiaccola perché la luce rappresenta la conoscenza e la somma intelligenza. Per quanto riguarda la postura, invece, la posa è bilanciata con il ginocchio flesso e la gamba che fa perno, mentre invece per quanto riguarda le braccia, uno è sollevato, mentre invece l'altro è disteso. Invece per quanto riguarda il decoratore e non l'artista, perché non c'è la firma, si è ispirato sicuramente alla rivoluzione michelangiolesca, e questo lo possiamo dedurre dalle gambe, perché il primo delle dita supera l'alluce. La terza ed ultima statua rappresenta una figura femminile, probabilmente una semidea, che con la mano sinistra stringe in mano un serpente che rappresentava l'allegoria della conoscenza e della terra, mentre invece con la mano destra tiene in mano un piccolo piattino con un significato ancora oggi molto incerto. La donna è rappresentata priva di vista per il semplice motivo che non si soffermasse a guardare il mondo reale, ma innalzasse lo sguardo verso il mondo divino, considerato superiore. Arrivati al piano nobiliare, invece, si accede a una piccola stanzetta, probabilmente un salottino, decorato interamente con degli affreschi. Le porte, come ben potete vedere, sono decorate in tela e il motivo decorativo ricorrente è quello della rosetta, seguito dalle conchiglie, utilizzato spesso nel Rinascimento e nel Cristianesimo dallo stesso Botticelli. Per quanto riguarda invece gli affreschi e i dipinti, sono tutti decorati con dei paesaggi realistici, dove infatti ci sono la presenza di querce e anche di un lago che si dice possa essere il lago Trasimeno. Se invece alziamo gli occhi al soffitto, possiamo trovare degli angeli, i cosiddetti putti, che ricordano la camera matrimoniale del Van der Ga a Mantova. In più, tutti questi dipinti sono fonte di un'illusione perché non hanno nessun tipo di rilievo. Nella facciata principale è ancora conservato lo stemma originale della famiglia Laparelli, che rappresenta un braccio con in mano il giglio francese. Questo è Palazzo Cristofanello Laparelli, situato in via Guelfa, è uno dei più bei palazzi di Cortona. Prende il nome dall'architetto scalpellino cortonese Battista Sensi, detto per l'appunto Cristofanello, e ne disegnò la stupenda facciata. Fino al 1779 il palazzo fu proprietà della famiglia Laparelli. Fu infatti Monsignor Benedetto Laparelli, protonotario apostolico e giudice della fabbrica di San Pietro, che nel 1533 ne commissionò la costruzione. Il palazzo poi passò alla famiglia Mancini-Sernini, infatti esso è conosciuto anche con il nome Mancini-Sernini. Nel 1924 fu concesso un affitto alla Banca Popolare di Cortona, che dal 1926 ne divenne definitivamente proprietario. A piano terra si vedono cinque potenti arcate con ghiera bugnata. La prima costituisce il portale d'ingresso, le altre ospitano finestre rettangolari. Al primo piano ci sono cinque grandi finestre con arca tutto sesto,
Al secondo piano è la loggia sostenuta da pilastri e da cinque paia di colonnine abbinate. Due cornici in pietra molto accettanti marcano i piani. Occlude il tutto con un ampio cornicione di sottogronda. In questo momento ci troviamo davanti alla facciata del seicentesco Palazzo Laparelli in Piazza Signorelli, sede della Cassa di Risparmio di Firenze. L'edificio è suddiviso in tre piani ed è caratterizzato da un basamento liscio. Le finestre del piano terra sono contraddistinte da soglia ed architrave sporgenti in pietra. Poi saliamo e troviamo il piano nobile, chiamato così perché costituisce la residenza vera e propria della famiglia, e dentro il quale possiamo trovare saloni, camere da letto, bagni ed altre stanze ad uso della famiglia padronale. Le finestre di questo piano hanno una cornice con alto fregio e finti capitelli, sul quale poggia l'architrave sporgente in pietra. Infine, le finestre dell'ultimo piano sono corredate da delle mostre lisce in pietra. L'ingresso è incorniciato da un ampio portale ad arco. Ai lati possiamo trovare delle lesene scanalate alla sommità, sul quale poggia la copertura sporgente. L'importanza di questo palazzo è data dalla sua posizione, infatti forma un angolo retto con Palazzo Casali, ed questo palazzo è stato costruito su un lungo tratto di un muro etrusco-romano che è accessibile dai sotterranei del palazzo. Francesco Laparelli è uno dei più importanti esponenti della famiglia ed è conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro di architetto e ingegnere militare. Una delle sue opere più importanti, ma meno conosciute, è il campanile del Duomo di Cortona. Il campanile è stato edificato sotto i resti del vecchio campanile Pericolante nel 1564, sotto disegno di Francesco Laparelli, probabilmente sotto consiglio di Giorgio Vasari. Il campanile costituisce una dominante caratteristica del panorama cortonese. Nella parte inferiore non ha aperture, mentre in quella superiore è caratterizzato da una grande bifora in ciascun lato in ambedue i piani. Le campane sono state fuse tra il 1536 e il 1772 e sono 8. La fortezza del Girifalco si eleva a 651 metri di altezza ed è noto per il suo bellissimo panorama. Prende il nome di Girifalco perché i falchi compivano dei giri su di essa con lo scopo di raccattare serpi e vermigli. Tra questi il più noto è l'Astore, che apparteneva alla falconeria di basso volo e compiva i voli più bassi. A livello storico non abbiamo fonti certe, ma sappiamo che intorno al IV secolo al suo interno vi si trovasse l'arce etrusca e che secondo il Neppi Modena la parte ovest, cioè dell'Acropoli, vi si trovasse quel muraglione se noi entriamo all'interno di Porta Montanina. E aggiunse anche che la via di San Niccolò divide la città dall'Acropoli e che secondo il Lugli era del tipo periferico seminterno e che non vi è una netta differenza fra città e Acropoli come quanto ne aveva in Grecia. Per quanto riguarda la fortezza nel Medioevo, si può dire che nel 1258 cadde in mano agli aretini dopo la conquista della città di Cortona da parte di questi ultimi. Non si capisce molto bene cosa abbiano fatto gli aretini alla rocca. Forse l'hanno ristrutturata ai quei tempi. Sappiamo solo che la fortezza subì gravi danni e che gli aretini abbiano eretto un torrione presso il posto nella quale viene chiamato torrione. Verso il 1266 i cortonesi riconquistano la città di Cortona, riprendendo anche il controllo della fortezza. Vennero eseguiti dei lavori alla rocca, come potete vedere. Dopo il 1266, progrediti poi verso il 1300, durante la signoria dei Casali. Durante la sistemazione delle mura, i cortonesi vengono aiutati dai senesi, prima del passaggio della città a Firenze, avvenuta poi nel 1411. Il momento di massima gloria per la fortezza sia quando nel 1556 avvenne il primo e vero restauro, ordinato da Cosimo I de' Medici, nominato anche il Vecchio, per opera dell'architetto Gabriele Serbelloni e del suo assistente Francesco Corelli. Al restauro parteciparono a loro insaputa i cortonesi, costretti a pagare ingenti tasse. Nel 1669 un fulmine si abbatte sul campanile, provocando la caduta della campana. Costruita nel 1407,
Tra il 1743 e il 1744 avvenne il disarmo della fortezza e il successivo abbandono. 100 anni dopo il comune la ricostruì la riacquistò per 900 scudi, eseguendo delle munizioni e facendola diventare un carcere. Rimessa di nuovo in vendita per 9.000 lire, senza nessun acquirente, cadde in totale abbandono. Finché dopo il restauro del dopoguerra, la fortezza venne scelta per aprire la mostra della Valdichiana. Da allora è aperta al pubblico e offre una dei più importanti sedi di mostre e opere. Fa un po' le pizze, ma è colpa mia. Bene ragazzi, complimenti davvero per il vostro lavoro. Aspetta, ce n'è ancora. Questo è il primo lavoro. Chi parla di voi dell'ebook? Appunto, l'ebook è un libro elettronico dove noi ci abbiamo lavorato per riportare le opere di Francesco Laparelli e tutto il cammino appunto che ha fatto nella sua vita. In questo ebook è presente anche una parte in inglese dove perché volevamo riportare più materie possibili anche in questo progetto. Ma è un ebook che poi... Aspetta perché c'è qualche problema di microfono. Bene, grazie. Dicevo, è un ebook che verrà messo a disposizione, no? Sì, prossimamente verrà messo a disposizione. Non è che ve lo tenete di nascosto da nessuno. No. Verrà messo sul sito della scuola prossimamente. Anche il vostro video, ovviamente. Anche il nostro video, ovviamente, sì. Ecco, allora, possiamo far vedere l'ebooks, se lo vuoi spiegare, mentre c'è, naturalmente. Spiega un po' qualche cosa. Appunto... Aspetta, iniziamo dalla copertina, magari. Possiamo fare... Ecco, parla. Sì, appunto, come ho detto, in questi ebook abbiamo presentato le opere di Francesco Laparelli e abbiamo cercato di rendere più chiaro possibile questo lavoro anche alle persone esterne che vogliono appunto leggere, vogliono conoscere la storia di Francesco Laparelli come abbiamo fatto noi. E in questo libro appunto è anche riportato l'indice dove possiamo vedere tutte le opere che ha fatto Francesco Laparelli, per esempio l'origine, lo stemma e altre cose appunto. Ecco, quindi è abbastanza corto, quante pagine sono? Ora di preciso le pagine non me le ricordo. Sì, però. Ma insomma, quanto sarà? 10-20 pagine? Sì, giusto? Sì. Poi magari si può vedere se si può migliorare le immagini delle fotografie, ma che lo so che è un discorso complicato con i vostri sistemi. Comunque ci attrezzeremo eventualmente a poter fare meglio. Questo è il vostro lavoro che avete fatto per questa iniziativa, sì. Giusto? Sì. Ecco. Io vorrei chiedere una cosa ai ragazzi presenti. Tutti quanti siete qui, avete la mascherina? Allora col permesso io li vorrei tutti quanti qua, facciamo una bella foto di gruppo con la mascherina assolutamente, se no ci rincorrono, perché è un ricordo importante insieme ai vostri professori.
Ci deve essere la professoressa Ceccarelli, la professoressa Sacchi, ma sicuramente me ne dimentico qualche nome, non ne volete. Forza, mettetevi le mascherine e venite qui al palco. Ovviamente l'assessore, chiedo scusa, certo. Ecco, mettetevi qua sotto che ci faranno delle fotografie, laggiù nessuno vuol venire, non vi volete far immortalare? Bene, però poi le vogliamo di tutti, perché in ogni caso la scuola è fatta da tutti, naturalmente. Allora, ho intanto la classe che ha realizzato il lavoro. Sta arrivando la... prego. E poi tutta la scuola Laparelli, tutti. Ovviamente mascherine, mi raccomando. Si può mandare i tappi? Il tappo. Se servono farli salire sopra, venite anche sopra, perché se magari alcuni sopra e alcuni sotto, se no non ci stiamo tutti. Va bene che le macchine moderne hanno dei super grandangoli, ma c'è un limite a tutto nella vita. È importante che vengano anche le due immagini sugli schermi con Laparelli, naturalmente, con Laparelli 500, ovviamente. Su, forza, alzate anche le mani, A posto? Bene, siamo arrivati quasi al termine della prima mattinata. Abbiamo ancora 6 minuti, ma possiamo accorciarli naturalmente. E uno spazio per qualche intervento, per qualche domanda eventualmente. C'è qualcuno che ha piacere di intervenire? Poi avremo spazio anche domani, ma intanto se c'è qualcuno che gli fa piacere fare un saluto. Nessuno, sento che molti hanno sete e fame, quindi ho capito. Bene, allora ci aggiorniamo alla sessione delle 2:30 che avete visto sul programma, che dovrebbe terminare al massimo alle 16:30. Ci sposteremo poi a Santa Margherita per l'inaugurazione della targa sul viale Francesco Laparelli, che è un viale che c'è da sempre, non è che l'hanno fatto apposta in questa occasione. C'era solamente una piccola targa all'inizio della strada, piccolina, per carità, va sempre valida, però era anche sotto un'altra insegna sali a tabacchi, con tutto il rispetto, ma insomma era un pochino attaccata, e quindi giustamente il comune ha pensato di metterne un'altra più visibile vicino alla porta Santa Margherita. Quindi andremo ad assistere all'inaugurazione di questa targa e poi andremo a visitare la fortezza in alto, appunto, di Girifalco. Si suggerisce per la visita un giacchetto che forse non guasta, probabilmente. Bene, grazie per chi ha assistito.
Prego, assolutamente sì, prego, assolutamente, certamente. Allora, il presidente del Lions Cortona Valdichiana Ost consegna un ricordo, aspetta però qui si gioca in casa, al professor Cipriani, che è un Lions, anche lì nessuno è perfetto, ma comunque... Poi la dottoressa Rocchini, poi la professoressa Ferretti, c'è uscita? Vabbè, però allora facciamolo uno alla volta, perché sennò tutti insieme siamo tutti appiccicati. Ci siamo dimenticati di qualcuno? No, c'era il generale, che è uscito ma rientrerà poi nel pomeriggio, e l'assessore Spensierati, naturalmente, prego. Aspetta, per bene, per le foto, la consegna per le foto anche all'assessore. Per cortesia, io sono pignolo, togliete la busta, che è brutta, almeno si vede, no, perché se no la foto sinceramente non viene bene. No, perché se no ragazzi no. Io so che i ragazzi hanno il loro pranzo a scuola e quindi ovviamente li lasciamo andare. Chi non va a scuola si può fermare qui nel chiostro e sicuramente avrà sostegno. Accomodatevi nel chiostro. Bene, arrivederci a oggi pomeriggio. Recording start. Oh, ma è qui.